chi? Mimmo. Mimmo. Ah, Mimmo. No. Mirmo non era Mimmo. No. No, Mirmo era... Mirmo Mirmo era, Zipa? era un cartone. Era il cartone. Magari Cosa? c'era anche un gioco. Era la canzone. Mirmo, Mirmo, Mirmo Sì, Zipa? cosa faccio? Copyright, basta, secondo me. Cosa, cosa? No, troppo, troppo. Trombare. Trombare, hai sentito? Amici, stamattina facciamo For the King e vediamo quanto duriamo. A Ma credo prescindere che da cosa ha pochissimo. fatto Cosa nel tuo live duriamo? questa volta. No, ho continuato la lista di barzellette di Pierino. Poi ho messo un po' di Giusto. suoni della montagna, della palude, insomma, cose carine così. C'erano le donne nude? No, in quella palude no, erano tutte vestite, erano. Perché erano molto timide. Ah. Sono Perché? molto carine le barzette di Pierino, Moro. Se vuoi, cioè se devi andare in bagno, che è un po' che Se sevi. no. Bene. Marco, domenica mi racconti quelle di Totti? Dai, possiamo anche fare così. Possiamo Se anche fare così. Che sevi. Certo, poi in realtà quelle di Totti sono altre barzellette che lui ha sono di Anna, preso, però guarda. le ha messe in romano. For the King, lo apro. FBI, Lo open ha? us. Care. Aspetta, che devo aprire la Steam, questo che non ce l'ho sul desktop. Io lo ormai i giochi li cerco dalla barra di ricerca, faccio fo e c'è For the Fo, King. Dario. Ah, è vero che sono uscite le recensioni del Last of Us, me lo sono Non le perso. guarda, hanno detto 97 su 100. Sì, multiplayer. No, ma dico, hanno detto c'è un elenco di recensioni, sono tutte dall'eccezionale all'ultra eccezionale. FBI, Madonna open mia. office. Vabbè, tanto lo giocherò, quindi non ho problemi. Stasera, con UFC vi devo leggere la favola della buonanotte mentre spacco il mento delle persone. Io, Marco, mi spiace, ma stasera non ci Scusa. Però sono. sto No, notando una devi andare a cosa, non prendere so se l'avete. il Con catrame. tutti i streamati di The Last of Us hanno fatto esattamente come la generazione scorsa. Perché The Last of Us 3 è uscito a Impossibile giugno sincronizzare i file. dell'ultimo anno di generazione. Come quest'anno. Artigenius. Ma non puoi dargli Artigenius. 100, Sarà non Marco, manco. andiamo a Grazie, vedere. Ma né 100 non Dando. lo danno mai. Perché adesso. A me ha Sempre dato stata fa. la scritta viola nella chat. Sì, non è Così vero. forte il viola. In È realtà nuova dove sta lo cosa. vedi il viola Ciao adesso? Arcadia. No, ad Addu, nella chat No, adesso. da me c'è solo il cosino di fianco. A me è Ieri viola c'era. No, forte la scritta. ieri da me. Mi era comparso anche da me quando non era forte, però era comparso lo sfondo viola. Vedi, Grazie, è De Matrix. Matrix, una roba sopra incredibile. Amici, non mi avvia For the King Grazie, Addu, The in Matrix è nessuna prima anche cosa. Evenick, grazie Ma l'hai avviato in mille. Tarto DirectX non lo 6. so. Fatto tutto, ho provato tutte e tre. Togli e Sì, è ristalla. Lo tremendamente acceso, sì, è fortissimo. devo disinstallare e No, prova a fare riscaricare. il controllo dei file. Vediamo un po'. Ma l'hai aperto come Sì, senza. l'ho provato tutte e Senza tre. mani, l'hai aperto Alt senza subito, mani. così. Io volevo finirla la campagna di For the King. Grazie, io Volevo. Anna. Follow sempre, dimentico sempre. Verifica l'integrità dei file di gioco, vediamo. Tanto, Vediamo. volevo parlare un po'. Adesso, mentre giochiamo, magari parliamo un po' anche della conferenza. Vabbè, certo. Un po' ampiamente, che volevo anche parlare di questa cosa di Anche perché ieri Rockstar. sera mi hanno sparato, una certa non ho potuto più dire un cacchio Devo ieri. parlare anche della storia di Rockstar, che è molto particolare. Cosa ha fatto? Ha ucciso No, qualcuno? che questa grande collaborazione con PlayStation, perché è abbastanza forte anche in prospettiva poi di GTA 6. Ah, ma tanto sicuramente anche GTA 6 uscirà prima su No, perché PlayStation. allora mi è arrivata anche l'email di Rockstar Poi le ovviamente per spiegare la nudes. cosa. Ciao Praticamente adesso danno Francesco. 1 milione di dollari ogni mese, non fino al lancio di PS5, ma fino al lancio di GTA, che c'è scritto che arriverà nella seconda parte del 2021. Quindi sono almeno 15 milioni di dollari sul gioco. Di GTA, di quello Che non è nuovo? poco. No, di GTA che è quello Quello nuovo, non c'è. 5 sempre. 5, sì. Non Poi, c'è fra quello, sono l'altro, non sarà convalidato. gratuito il gioco, ma sarà No, dico gratuito l'online. quello. No, dicevo nuovo nel senso che questi qua te li porti poi sul 6. Ma non No, credo. non è. L'online? Nel Sarà senso che ci puoi gratuito giocare l'online. senza il Sarà plus. Il GTA plus. Online gratuito per 3 mesi senza il plus. Solo su PlayStation sta cosa. Poi sarà. Devi pagarci il plus, ovviamente. Ma se tu paghi il plus, hai automaticamente gratuito GTA Online. Quindi GTA Online sarà per sempre gratuito su PlayStation se tu hai il plus. Vabbè, Ho chi se ne frega capito. Vabbè, comunque. comunque. È solo per PlayStation sta cosa. Veramente. Tirare avanti finché non. Poi, Guarda, ovviamente, il single player sarà a pagamento, ma penso costerà sui 30 tu l'hai euro. già fatto la Costerà a prezzo partita? pieno. Sì, ti è partito il gioco? Sì. Ho fatto Vedi? la convalida Vedi dei. E comunque non è che male, cioè, siamo a a chi interessa è posto. ottimo. E secondo me questo stanno cercando di portare Ma sempre più chi gente interessa? Ma chi è possibile. che interessa? Beh, io lo giocherò sicuramente. Ma voglio vedere GTA anche le su modifiche.
Ma che faranno, modifiche ci saranno? Miglioramenti grafici e tutta questa roba. Ma qua. Non penso. È scritto, sì, sì. Ma va là, non penso. Sì. Cioè, rispetto a PC, non penso. Ma ieri, durante la conferenza, non c'era scritto effettivamente... Ma sì, ma penso rispetto alla Play 4. Ma io non ci sono nella stanza, scusate. Sì, che ci sei. Sì, che ci sei. Ah, ne era scomparso tutto per un attimo. Vabbè, procediamo. Ieri sera abbiamo missato un VIP? Ah, sì, dopo lo fa. Fallo adesso, lo farà adesso. Poi. Non mi ricordo chi... Io non ho visto proprio chi era. Io comunque lo prenderò, ci giocherò anche. E secondo me voglio cercare sempre di portare più gente possibile a GTA per poi fare la botta dell'annuncio di GTA 6. Ma sì, ma perché mai io dovrei giocarci su PS5? Non lo so, ma tanto lo farai comunque. Ma no, ma ce l'ho su PC, che sarà sicuramente molto meglio. Vabbè, ma non lo guardano per chi non ha PC, ovviamente. Ma appunto, ma io dico, perché mai dovrei giocarci su... Ma non lo guardano per chi ha solo le console, se lo porta anche sulla console nuova. Ma anche tu c'hai... Ma io me lo voglio giocare semplicemente bene, perché voglio vederlo come ascoltato. È gratis, che mi frega questo gioco. Certo, anche su PC è gratis, ma... No, su PC non è gratis, su PC l'ho pagato. Ma ormai è gratis. Vabbè, adesso sì. Marco. E no, non è il record sull'ultima generazione. E tra l'altro il fatto è che hanno un grande accordo, secondo me, è proprio per il fatto che è stato il primo gioco della conferenza, cioè... Bisogna vedere che accordo c'era per avere come primo gioco della conferenza un GTA. Ma come sì, ma non è che era il primo accordo della conferenza. No, c'è un conferenza. Accordo sotto abbastanza... No, secondo me ce lo sono sbolognato. Perché mi dice che sei disconnesso? Anche a me ha detto che sei disconnesso. La anche Mark. Sì, sì, no, è bestia. Ma allora torniamo al menu allora, dai. Che facciamo? Così, ma secondo me, no, se lo sono sbolognati subito perché... No, secondo me non conta lo sponsoriale. Grazie mille. Ci sono accordi molto grazie mille forti. Per i 22 mesi. Grazie, Melt. Perché non c'è da niente lo sbolognare. Potremmo tranquillamente metterlo in mezzo e basta. No, perché in mezzo tra tutte quelle robe, in mezzo c'era GTA, no. Secondo ma me se lo sono tolto all'inizio... È perché c'è qualche accordo. Cioè, era per pubblicizzare il fatto che ti danno un milione al... No, a me la cosa che ha fatto strano era tutto quel trailerone incredibile. Cioè, effettivamente, se era solo un annuncio per... Cioè, è un accordo talmente forte che poi si ripercuoterà anche in GTA 6. Io ho fatto Entra, ma non sto entrando. Quello lì sicuramente, ma non è che un'esclusiva temporale anche solo del gioco, eh? No, esclusiva Sony no. Ma è sempre stato esclusiva... Cioè, console... No, io mi sono comprato Horizon Zero Dawn ieri dopo la... Amici, io sono entrato, mi dice che sto entrando, però non è vero. Da me? Ok, sono entrato. Ci sono dei problemi con... infatti per quello che dico, Aleflame, proprio so, farlo vedere come primo una cosa del genere, perché c'è qualche accordo sotto. Sì, temporale ovviamente. Ma in realtà, ti ho detto, cioè, secondo me l'hanno fatto vedere per primo proprio per non rovinare la conferenza. No, funziona così, non ha senso, sì. Non funziona così. Ma allora, da una parte secondo se me hanno fatto... Me lo facevi vedere a metà conferenza, in mezzo a tutte quelle bombe incredibili che c'erano. Ma perché gliel'ha chiesto la Rockstar? Perché sono stati veramente giochi fighi. Ma perché gliel'ha chiesto la Rockstar? Ma non penso. Io faccio accordi con te, però ma tu sei fai entrato, vedere questa cosa. Sta entrando adesso. Ah. No, secondo me no. Perché, cioè, appunto, se mi mettevi GTA. Perché si sapeva mezzo, già capo, semplicemente. Era veramente. Ti smorzava tutto, secondo me. E più che altro capo è perché non hanno fatto vedere un gameplay vero. Se avessero fatto esattamente un gameplay, come Spider-Man. Spider-Man e Horizon sono state delle bombe incredibili. Il problema è che la gente già se la sapeva. Semplicemente. Oddio, Spider-Man un po' meno. Beh, ostia, anche Horizon. Non è che. No, è che ne parlavano qualsiasi sì, tipo. No. Ne ha parlato. Sì, cioè, Moro, era ovunque. Moro era sì, ma ovunque. Se ne sapeva come per Batman, come per Harry Potter. No, come vabbè, ma infatti, se mi avessero presentato Batman, ero contento, ma non ero stupito. Cioè, me l'aspettavo. Cioè, perché Horizon veramente ogni testata giornalistica aveva scritto Spider-Man, Horizon, Batman. Cioè, te lo aspetti. Quindi io non è che me lo aspettavo per davvero. Io sì, ma io sì, tantissimo. Io assolutamente. Anzi, me l'aspettavo anche come gioco di lancio. Però rimane il fatto che ero completamente duro quando ho visto Spider-Man e non si è visto chissà cosa. E tra l'altro dicono che sarà semplicemente una grande spin-off del gioco. Erano tutte supposizioni, anche perché finché non te lo dice Sony, sono per forza supposizioni, non è niente di ufficiale. Non è che Sony ti ha detto. Non ho capito, Panda Joe, di cosa parli. Cosa? Adesso? Niente. Mark si non funziona oggi, non funziona For the King. Passiamo su Ant. Sì, passiamo su Ant, ma... Non so se vogliamo provare un'ultima... Perché adesso mi ha dato solo... Io ho chiuso il gioco e l'ho riaperto. Solo Marco mi ha dato che sì, si è sì, adesso l'ho chiuso e l'ho riaperto. Vediamo.
caso passiamo subito a Ant. Però che strano che non ha mai dato problemi. No, io l'ho scritto in, sì, il titolo l'ho scritto in predictive. Siamo a 91 colpa stanze, di Marta, tra l'altro. Vai, metti i titoli che... Ma ieri si è creato i giochi. Così hai messo 5 minuti for the King e poi Ant. No, ho scritto for the Ant. Ho chiamato la live. Ma perché non lascia per giocare ad Ant. Perché pensavo che avessimo... In teoria comunque lo finiamo alla svelta, ma siamo a 91 stanze, non durerà molto, mi sa. Se ce la facciamo. Domani dalle 20 PC Gaming, che durerà un sacco, tra l'altro, quindi preparati. A me non ho capito. Cioè, dura 3 ore la conferenza di PC Gaming? No, secondo me durerà 2 ore e mezza e poi faranno mezz'ora di pausa. Non è che cambia chissà quanto. Beh, sì, in realtà. E poi alle 23 c'è Future Game. Che tanto, allora mi sa che è una rottura di coglioni. Però lo so, è una supposizione, non l'hanno mai detto il timing quanto sarà. Alle 2 ore. Ma perché scusa, di pausa. Alle 3 di solito quanto dura? Quanto è durato l'anno scorso? Un'oretta e mezza, 2. Un'ora e mezza, a meno che non hanno chissà quante robe, un botto di giochi da presentare, però minchia, vuol dire che ci parli anche sopra un sacco. Boh, vedremo. Io venerdì poi sì. Guarda, sono curioso sempre solo per i giochi Star Wars e probabilmente, visto che si vocifera un sacco, la remastered di tutti i 3 Mass Effect, che quella potrebbe essere interessante. Lì basta, non so come poi primo. Perché il primo mi sa che servirebbe più un po' male in realtà. Servirebbe più un remake. Sì. Proviamo di nuovo. Vai. Così si vocifera da molto tempo la remaster di tutti e 3 Mass Effect. Che oddio, il primo ormai è abbastanza vecchiotto. Non sono mai stato troppo fan di quello. Tutto nero. Adesso arriva. A me ha fatto così anche prima. Personaggi. Però si disconnette avanti. Qualcuno? Pronto? Attesa, no, pronti, via. Perfetto. Ci siamo finalmente. Allora, qui dobbiamo comprare un sacco di cose. Negozio. Demon's Soul si può considerare una bomba. Tanti minchia, lo aspettavano, sì. Erano contenti, quindi... Porca miseria, se sì. Ah, qui c'è la tiorba. Riprendi quello che avevo preso. Io, allora, cioè, io sono sincero, sono contento, ma non me ne... Ma io sì, perché non l'ho mai giocato, voglio giocarlo. Anche non, io tantissimo. Purtroppo non... Non avendolo mai giocato. Allora, avevo detto che sto periodo a me dei Souls like non è... Vabbè, ora che... Barbe divine, le acquisto per... ma è parlando da un posto periodo lì. Io dopo Dark Souls 3, che me lo sono rigiocato 3 volte, mi è completamente passata proprio. Diamante, però magari... Subito 3 danni magici. Poi c'è il bastone con stella marina, che è quello che c'ha già, c'hai già. Biscotto bastone gustoso da un 30% di 5 PS. Ma sono pochissimi. Comunque, secondo me, anche tutti i tanti giochi con gli specie semi indie, secondo me sono molto fighi. Molto bene. Blizzard, ci sono delle scarpe da mago. L'armatura, 4 resistenza più 3 intelligenza. Sì, dammi che mi fanno schifo. Armatura, resistenza, riflessione da... Ma allora? Magari è urgente, Marco. Non è urgente, sti scemi. Te lo dico io che non è urgente. 4 armatura, 4 non c'è 4 un illusione, gran 10 moltiplicatore. Quell'armatura è bellissima, ragazzi. Soprabito da pirato. Da pirata. Da pirato. Ma no. È molto bella. Cioè, è molto bella. Ha un sacco di roba. Però... Allora, panacea, queste robe qui serve niente a nessuno. Cazzo, non c'abbiamo. C'abbiamo una barba divina a testa. Perché andiamo in vacca, velocemente proprio. Può darsi, sì. Allora, mi prendo, guarda, infusione selvatica, giusto perché abbiamo i soldi. E poi boh. Basta, per adesso basta. Dai. Compro 12 biscotti, non lo so, danno 5 PS. La merda. Allora, questo medaglione mi sono rotto le... Ma spendiamo i soldi, perché tanto sarà l'ultima volta. Il momento della megera ce l'abbiamo tutti. Ma sì, ma baffanculo, fammi vendere cosa c'ho da vendere. Compro un biscotto. Ma questo li do agli Zar. Sono un paio di biscotti che sono sempre buoni, i biscotti. Guarda, anche io me ne compro un po', tanto che abbiamo i soldi. No, dai, magari reggiamo, magari reggiamo incredibile. Ma regge, non credo. Gli Zart li ho passati, gli stivali sì. Infitonateli. Infusione selvatica. Appunto, ieri mi sono preso Horizon Zero Dawn perché tanto costava 15 euro scatolato. Con tanto preparati. E... Ma radice di cacca non c'era. Sfogati adesso a prendere i CD perché tanto quello si prenderanno più. Non lo so, io la prendo la console col coso del CD, è perché mi piace averli scatolati, che quelli che mi passa io un pezzerino ce lo faccio. Eh?
ecco, sono 100 euro di differenza, ce lo passo, cioè, ci penso bene. Io prima voglio sapere quanto costa in Gezer. Cosa vuoi? E passa. Cosa? Ah, no, aspetta, stavo vedendo gli oggetti, ok. Ho preso tutto, sì. Sì. Avrei preso una tenda, magari. Il primo mini delle face, ogni volta che qualcuno di voi sbinna a parlare, siete subito lì a ridersi e a sbattere il dito. Di hai preso la GOTY Edition Mark? Sì, era quella con... Infatti noi siamo... Aspetta, siamo i re delle face praticamente. Pronto. L'hai visto se costava in digitale meno, Mark? Costava... Allora, no, usiamo sacchetto di riso. Sì, mi pare che digitale costava tipo 10 e scatolato 15. Adesso vi dico cosa ho preso, un attimo. Però a te il link di Disney Plus non funziona, fa vedere. Mi sono pronto, preso... Scusate. Quindi sì, ma se uso... Ok. Mi sono preso la Complete Edition, si chiama. Sì, ma ormai vendono solo quella, giustamente. Ormai... Un uomo del cacchio. Ma questo qui c'è i capelli, gli sono rimasti i capelli, gli sono rimasti. Non è una cuffiettina? Non me sembrano capelli. Biglietto per il carnevale. Ma non serve un cazzo. Non c'è, lo passo a te così lo vendi. Non c'è qui. Tanto non ci arriviamo al negozio. Dietro. No, armatura e resistenza, va bene. Vado a passare il Marco se sono meglio dei tuoi. Io ho uno armatura, però 4 danni fisici e 4 forza. Io no? Sì, non allora mettili nel sedere. Sai che dopo guardo, vedo quanto costa, me lo piglio. Devo riscaricarlo. Che schifo di merda di cadavere del cacchio che era. Sono a me Disney Plus. Ah, tra l'altro, amici, oggi su Disney Plus c'è Artemis Fowl. L'imboscata, recupero totale. C'ha meno Gliezer, fattelo tu. Fattilo tu. Esce Artemis Fowl oggi su Netflix, che ero curiosino. Ma è un sembrava film, un po'... no? Sì, è un film. Però sembrava un pochino così. Boh, sembrava carino, ho visto il trailer l'altro giorno. Beh, ma che schifo. Ma un pirata. Capitano Paziale. Dei pirati, proprio. Sei Gold morto, Roger. Marco. Ha 100 di vita già, quello lì? Ti ha spruzzato. Ti ha fatto... Però è un fallito questo qui. Ostia, che legnone! Non vi ho passato le barbe di vino. Non è così automatica la cosa. Cosa ho detto io? Non ho detto Disney Plus? Cosa? Ho sbagliato? Non so, perché capo ha scritto, ma non esce su Disney Plus. Detto, sì. Disney Plus, sì. Ho detto Netflix? Non mi pare. Pare di aver sentito Disney Plus. Allora. Hai detto Disney Plus? Hai detto Netflix? Ma allora, ma scusami, com'è possibile che due hanno sentito due cose diverse? Ok. Oh, cioè, fate a modo, fate. Allora, fanculo... concentrazione 60 all'anno. Mostro. Dai. Per la storia della retrocompatibilità non si sa ancora nulla. Non è che se prendi quella col CD è automaticamente retrocompatibile. Ma assolutamente no. No, peccato. Anzi, molto probabilmente l'ho ucciso non... comunque. Minchia. Sarà comunque sempre in digitale. Quindi. Hai detto HBO, Marco. Hai detto Disney e poi hai ripetuto e hai detto Netflix. Va bene. Scusate. A tutti a me. Quanto piange il portafogli? No, secondo me neanche tanto, Maretta. A me non costerà così tanto. In Italia 1. Ma che sfiga del pippo. Vabbè, uno è morto, dai. Ma adesso l'altro mi dà una legna, muoio. Devo usare le mie situe. Purtroppo bisogna usarle così. Vai, Gliezar. Non puoi fare qualcosa per proteggere Moro? No, non serve più, guarda. Per fortuna che non abbiamo sprecato robe, 58 danni. Ma tanto adesso non mi potete neanche restare. Sì, è finito. No, possiamo più restarlo. Non vi posso più passare le barbe divine, no, niente. È finita, ma no, è... non possiamo fare niente. Merda, sei proprio morto su quello, ma porca. Marco, secondo te NBA com'è? Ma hanno detto che NBA a quanto pare vogliono avere i caricamenti ultra veloci, tipo di 2 secondi. Ma cosa cioè, chi se ne frega su NBA, scusa. Caricava la partita e poi era quella. No, infatti è una cosa in più. Diciamo che di NBA voglio vedere altro io. Puttana. Non Zion sudato, per quanto uno possa apprezzare, insomma. E non ho cure. Bene. Vedere Zion sudato non mi frega, cioè voglio vedere altro del gameplay, perché a livello grafico NBA è sempre un Marco deve ucciderlo per forza. Non può. Di sicuro non mi uccide, però. Ah, 10 di armatura. Ci sarò anch'io dopo. Ma poi è velocissimo sto capitano dei pirlati. Ma era pelato, era. Oh, comunque siamo arrivati al 93esima stanza. Cioè che è record nostro, eh? Resistenza, penso danni magici, concentrazione magica. Io di questo mi faccio un gacchio. Intanto Marco moriamo al prossimo combattimento. Che culo! Usala. Attenzione.
Che culo. Una vita in più per terra. No. Io mangio un biscotto, ragazzi. Un altro. Ma guarda che lavoro. Due ladri di merda. Ah, il ladro non ce ne frega nulla, tanto. Ostia. E tanto se ci rubano i soldi, chissà. No, oh, fa malissimo. Fa il paura. Granchio vai tu, Liezer. Eh sì, ma... Tanto che siamo morti, Marco. Ma sì, ma io ci credo, Liezer. Dai, dai, potete farcela, eh. Addio. Tanto non fa niente. Beh, hanno quattro attacchi dopo. Colpisco il ragno, io. No, che non c'è il ragno comunque. Quello di mare. Dai, tre di vino. Dai, pisello. Addio. No, sono ancora vita. Eh sì, c'è attenzione. Sono immune. C'ho il portafoglio d'acciaio. Cazzo, sono anch'io comunque iPad per... Aia. Da farseli tre. E gli danno da dare agli Ezzer. No, non ho trovato armi che danno da dare. Ma dai, il critico. Tanto uno in meno. No, che stronzi. Federe. Attenzione. Io passando dalla scorsa a questa generazione sono rimasto delusissimo da NBA. C'è una sensazione di ritardo nei movimenti, input lag. Sì, c'ha dei problemi NBA fastidiosi. Ci passi sopra, poi dopo un po' magari ci giochi, però. Diciamo che mi aspetto un bel gioco come si deve. Sperando che... Buonasera. La maggior parte che le hanno presentati sono esclusiva next gen, i giochi. Yeah, guarda come l'ho pilato contro la montagna. No! Che hai fatto? Ah, tocca a lui. Te la fai, Liezer, tutto tranzollo, vai. Usa la... non la... basta, un culo. Avete le erbe lì da usare? Niente, si è sgonfiato il Liezer. Però Marco ce la può fare fuori e così facciamo una stanza in più. Qua, due stanze in più. Devi farlo. Yes. Yeah. Ti. Quanti soldi? sei già. Orca. Questo qui non è male. Questo lo metto subito. Sono pronto. Vado ad affrontare il mio destino. Adesso muore con la porta. Sì. Grimaldello. Forza. Non facciamo i fichi qui. Questa porta che si apre molto piano. E niente, addio. Vabbè ragazzi, è stato divertente comunque sia. Giocare in compagnia. Ma tutti e tre loro sono. E sono perché mi dà meno velocità l'armatura. Adesso sassata mondiale. Pure maledetto, non è più la vita. Attacco lui. Vai, sciottalo. Guarda che schifo. Bravo. Tutto, vabbè, a posto così, ragazzi. Ne parliamo? No, va bene. A posto, amici, dai. Andata bene, comunque sia, no? Sembra è durato 20 minuti, giusto perché non siamo riusciti a partire velocemente. 82. Non era 91. Ma infatti, non eravamo a 90. Non eravamo a 90, Liezza, per favore, no, moderiamo il linguaggio. Perché forse non sono 10, sono 8, mi sa. Vai, amici, Ant. Ma io no, dal caricapartito ero 91. Vabbè. Comunque ricordo lo stesso, però comunque, 60 qualcosa. 82? Ti ricordiamoci. Cioè, zio, cosa siamo? Dei... Oh. Ok, a posto, grazie. Forse sono conta solo i combattimenti. Erano molti di meno. Un massaggio ayurvedico. Marco, inculati. C'è un massaggiatore in chat. Oh, no. Moro, mi fai un massaggio con la testa? Marco, ti metti duro a fare planking sulla schiena. Che sono, sono piatto. Sei tipo pietra di quelle. Pietra pomice. La pietra, no, pietra pomice per togliermi i calli. Che schifo con la tua testa. Metto Moro lo sfrego sulle dita. Io faccio i massaggi pelvici. Ma perché si chiama pietra pomice? Poi che mi fa pensare a pomiciare. Pomice. C'è pomiciare. È il materiale, no? Cos'è la pietra? La pietra pomice, si chiama così la pietra. Sì, no, lo so, dico, però da cosa deriva? Dal materiale. No, il materiale è la pietra pomice.
Ma non possono averla chiamata a caso Giuseppina, no? Vuol dire caso, come qualunque nome a caso all'inizio. Ma appunto, io voglio un po' di lore. Cosa sono queste cose? Magari è il pomiciare che viene proprio dalla pietra pomice, perché che non ci sfrega nulla. Come quelli che pomiciano. Può essere, anche perché un gergo... Cioè, non è italiano pomiciare, credo. No, le abbiamo completate tutte le staffe di Fortnite. Ehi, Google, cosa vuol dire pomiciare? Volevo la balestra, non pomiciare, c'è. Pulire o lisciare con la pomice. Certo. Hai sentito? Certamente, pulire o lisciare con la pomice. Quindi pomiciare vuol dire pulire o lisciare. Ma la balestra di veleno fa meno danno, sì. Quindi fammi pomiciare vuol dire mi devo togliere i calli. Vabbè, io la prendo lo stesso. Pomice è il nome della roccia, sì. C'ho la donnina anche io oggi che canta. Io no, invece. Allora, facciamo questo. Devi fare anche questo da 30 minuti, sinceramente. Cos'è? È l'antidoto, non c'è bisogno di quello. Quanto è bello il gioco Kena Bridge of Spirit. Visto un paio di immagini. Il gioco Kena Bridge of Spirit. Kena è quello DreamWorks tipo. Sì, quello col pupillone. Ah sì, quello mi piace un sacco a me. Quello mi è piaciuto quello un sacco. Quello è estremamente figo. Quello lo voglio fare assolutamente appena esce. Io davvero spero che non costi così tanto la console. Io voglio Little Devil, lo voglio. Tra i 450 e 500. Com'è che mi è venuto un mal di schiena? Sono bloccato, non riesco a respirare. A parte che molti di quei giochi usciranno anche su PC, Ah, ma a parte sì, che no, molti di quei giochi li vedremo fra 3 anni, quindi... No, era 2021 però lì, che poi ma io voglio sapere, c'è un elenco dei giochi... Sì. No, dei giochi che usciranno ricordate quel questa, sito... cioè quelli che hanno detto Holiday no. 2020? No, c'era il sito però, gli altri anni usavamo quel sito molto comodo. Vabbè, ma c'è solo che c'è Spider-Man, sì. Quello fa un sacco. Mamma mia ragazzi, veramente sono distrutto, ma che è successo? Mamma mia. Ma che c'è? Anche se è uno spin-off, non è la saga Moro, tu non hai idea, è più comodo stare su quella di legno. Siete tu di Zard, no, non, hai non hai il trattore. Non so se prendere il leggendario su, ma Moro, io te siamo... Basta, il leggendario, lì prendi il gratis e mettigli le robe, perché sono più belli. Ma, Marco, sei rango 100, fai il prestigio. Hai ragione. Ma lo posso... Ma poi mi toglie le robe se lo faccio tutto. Adesso. Tutto. E lo posso farlo dopo? No. Va bene. Come funziona qua? Prestigio. Prestigio rimposterà la tua blood, il tuo grado tornerà no, uno, cacciatore, e attrezzature, denaro andranno persi. Anche il denaro? Tutto. Cosa seleziono? Oggetto leggendario? Ah, scusa. Non so quello che vuoi. Quello che 2000 vuoi... dollari ant, però è utile comunque. No, ma no, è una merda. Fai quello dell'esperienza. Ma no, fai quello della skin leggendaria, vediamo cosa ti esce. Se vediamo, dai, vediamo. Quello. Va bene, sì. Che a me mi ha dato i coltellini di merda. La camicia rossa. Aspetta. Allora, perché la camicia rossa è un cacciatore leggendario. No, cacciatore leggendario ti ha dato. Sì, c'ha scritto cacciatore leggendario. Ma ti ha sbloccato proprio il cacciatore leggendario. Quindi. Pistolero, seleziona il tuo schema di controllo. Cos'era? Pistolero o cacciatore? Pistolero. Pistolero era. Sì, ma è quello col bersaglio nel petto, il camicia sì. rossa. Vabbè, è meglio dei coltellini. Diciamo. Ah, sicuramente, certo. Sono abbastanza visibile. Quindi devo sistemarmi l'omino. Michelin. Devi vedere quello che hai sbloccato adesso, perché sei all'inizio. Lo Springfield e la pistola del cacchio, ragazzi. Lo Springfield. Il Winfield efficiente. Lo Springfield, non so che cioè non è Homer Springfield. Simpson. Poi non c'è neanche l'antidoto, no? Non c'è nulla. No, non c'è nulla. No. Anche le cure hai quella piccola. Va bene. Pare che l'hanno fatto solo accontentare i falli della... No, non è vero. Ci sta lo spin-off di ma perché, scusami? Lo spin-off di... Di Spider-Man, perché è uno spin-off. Perché dovresti farlo solo per accontentare di Miles Morales? Non è a parte che ha venduto come un sacco. No, ha già detto che non è seguito. È uno spin-off che non si sa quanto tempo. C'è Miles Morales. C'è Miles Morales, c'è tutta un'altra storia. Il nuovo Spider-Man, scusa. Beh, ma praticamente lo è. C'è un'altra storia con un altro protagonista. Cioè... Ma appunto, perché è uno spin-off? Pensavo fosse un seguito. Perché sicuramente ci sarà uno Spider-Man 2 poi... Sì, ce ne sarà un altro con Peter Parker. Ma in effetti come si chiama? Si chiama comunque Miles sia Morales. Spider-Man Miles Morales, un po', siamo così. Sì, anch'io mi ricordo Miles Morales. Sono letteralmente Miles un bersaglio. Miles Morales. Tanti, a me questo cioè, sì, ho capito. Ormai non lo fanno per i fan del... Cioè, alla fine il gioco è piaciuto a prescindere. Ma l'uno è andato strabene, non credo che è fatto apposta per i fan della Marvel. Poi è chiaro, chi è fan della Marvel sarà contento, voglio dire, però...
comunque è uno Spider-Man come gioco di lancio. Non cioè, so, beh, non l'ho visto. Poco. Diciamo che all'epoca il gioco di lancio della PS4 era Infamous, che comunque siamo lì, è sempre un gioco di... quelle robe, tra l'altro. Ragazzi, quanto è bello Spider-Man Into the Verse. Sono lì in Blu-ray col pupazzo. Into the Verse, però, mica... Non è Into the Verse? Spider-Verse, cos'è Into the Verse? Ogni volta mi confondo, lo chiamo così. Tagliano com'è Spider-Man un nuovo universo, pare? No, non l'avevo lasciato in inglese. No, è un nuovo universo, sì. Ah, è ambientato dopo il DLC di Spider-Man. Non l'ho giocato il DLC di Spider-Man. No, i DLC devo fare anch'io, cacchio. Ma non credo che li giocherò. Penso che giocherò quelli di Horizon, ma non dimentichiamoci il Fantastico Knack come gioco di lancio. È vero, c'era... Che hanno fatto pure il 2. Era una tech demo. Ma lo sapete che tanti lo hanno apprezzato? Ma chi? No, qualcuno sì, però tanti lo hanno apprezzato. Lo hanno apprezzato e lo hanno giocato molto volentieri. Comunque c'era Infamous, che era un bel gioco di lancio. Mas me. I DLC ogni volta... li scontano a 5 euro l'uno. Sì, sì, ma non spesso, ma anche quello di Horizon. Infatti dopo anche perché saranno 2 o 3 ore di gioco. Non è che saranno. Me lo posso. E no, io non posso comprare l'Horizon. Porca miseria. Perché? Non posso comprare il DLC di Horizon perché non ho Horizon. Bravo. Se l'avevo scatolato, vedi avere i giochi scatolati. Li puoi dare indietro. Io l'ho visto al cinema. E niente, allora mi leggerò. Anche l'ho giocato e caruccio. No, ma ne ho sentito parlare molto bene. Cioè, non lo giocherei io personalmente. Cioè. Così, cioè magari in futuro, non so. Effettivamente con la versione all digital non puoi più prendere neanche l'usato. Per quello, se tanti prenderanno all digital, poi anche se che sto a provare il genere, ha ancora più fallimento. Eh sì. Cioè, non togli l'usato con la all digital. Sa che mi guardo qualche gameplay, perché non ha senso che mi ricompro di nuovo Horizon. per giocare il DLC, anche se costa poco. Sai che secondo me per la all digital non ci saranno offerte al GameStop? Eh no, perché non gli conviene. C'è un motivo ora come ora per preferire Xbox a Play, le esclusive, come sempre. Ma bisogna sapere anche quelle di Xbox. Non ha fatto vedere un cacchio. Come al solito è sempre per le esclusive. Sì, ma non ci sono state ancora. No, dice in generale, cioè scegli una console in base alle esclusive. Vabbè, una o l'altra è sempre esclusiva, non c'è altra scelta. È sempre perché quella la risposta. Sono uguali. Sono la PlayStation 5 fa cagare al cazzo. Però se scegli una console per l'estetica. Ma non è vero, Moro. Comunque, a me piace. Dai. Sono veramente gusti quelli là. Horizon viene 12 euro. Sì, lo riprenderei. Io non le trovo brutte, però. Nessuna delle due. Sinceramente, anche pensare. Perché non me ne frega tantissimo. Come ho già detto, mi interessa il giusto. Ah, no, aspetta, forse l'avrò per me, sul plus, per me è proprio brutta. Io non la disprezzo io. Il fatto che... la preferirei nera forse, ma non la disprezzo assolutamente. Sicuramente. Allora, nera mi nasconderebbe il tutto, quindi mi andrebbe bene. Cosa state facendo? Scusate. Se uno è un PC gamer, vale la pena comprarsi la console, probabilmente solo la PlayStation. Siamo un po' al limite. Ma perché solo la PlayStation? Scusa? Perché le esclusive Xbox ci sono anche su. Se uno è un PC gamer. Non lo so se sarà così comunque. È molto più probabile che arrivino su PC. Ma comunque se sei un PC gamer, cioè se c'hai già un PC buono in generale. Dove dobbiamo andare? Eccolo lì. Parlando sono andato a seguire il primo che ho visto. No, però comunque tra le due è più probabile che arrivino le esclusive Xbox che quelle PlayStation su PC. Anche se adesso stanno arrivando anche quelle PlayStation, ma con molti anni di ritardo, diciamo. Adesso arriva Horizon, ma su PlayStation c'era 4 anni. La roba ha fatto le motte della PS5. Sì. Ma a me, a me esteticamente non, cioè ci stanno tutte e due, non mi dispiacciono nessuna delle due. A me fa cacare perché è un design troppo particolare, cioè allora, fosse nera nasconderebbe un po'. Magari c'è anche nera. Il design così anche va bene. Porca miseria, quello di fuoco ragazzi. Se hanno tanta richiesta. Sta arrivando da Moro, penso. No, chi è quello davanti? E hanno tanta richiesta di la console nera, fanno in fretta a farla nera, tanto è il colore, non è che cambia. Non è che ma non è detto, perché come ogni anno la richiesta ce l'hai sempre, però vedi che non lo fa mai. È sempre stata nera. Sì, no, appunto, però non l'ha mai fatta così velocemente bianca. Hanno sparato un sacco. Perché probabilmente bianca ha meno richiesta, invece nera sicuramente ha più richiesta. No, di una non possiamo bianca. Entrare noi, niente. Perché ma nera va bene a tutti, bianca è più particolare. No. Ma appunto adesso l'hai fatta solo bianca. Appunto, eppure lo sai che la richiesta è l'altra invece.
Vabbè, loro magari hanno detto, vabbè, io ci provo a farla bianca, se magari c'ho veramente tanta richiesta di quelle nere. Ma non penso ragionino così le aziende. Beh, ma al fine, tanto cambiare il colore cosa, non è che ti costi così tanto. Sì, sì, ma non penso che lo faranno, cioè ti impongo, cioè loro puntano ad importi quella console lì. Non cambiare perché gliel'hanno detto la gente. Il 99% della gente la prende comunque bianca, nera, può. Sì. Ovvio, può, magari no, però. Invece sì, perché tanto se vuoi giocare te la prendi anche se a forma di stronzo. Ma infatti io sono d'accordo. Nel senso, alla fine te la prendi così, però fa cagare, cioè a me fa cagare. Ma tanto non puoi accontentare tutti. Esatto, tanto comunque ci sarebbe stato qualcuno che non gli andava bene ad una forma. Perché se la fai come hanno fatto Xbox, a molti non piace, a me non piace. L'Xbox guarda che la stanno commentando malissimo. A me non ti piace, però non è così tanto. Per me fa cagare. Io non la prenderei, ad esempio. Ma va là, non è vero mai. Ma sono gusti moro, cosa vuol dire ma va là? Ma non la prenderesti mai? Quando mai uno non prende una console perché è brutta? Quando mai è successo? Gente che probabilmente fa anche dei ragionamenti. Però sono gusti, ma va là, cioè. Quello che dice, non la prendo perché è brutta e perché è un poveraccio e non c'ha il soldo per prendersela. Sì. Però nel senso ci sta che a uno gli fa schifo. A me non piace la Xbox esteticamente. Però non me la prendo perché è brutta, sei un imbecille, secondo me. Perché io la Play 5 non mi piace, però la prenderò sicuramente. Perché se voglio giocare, che cazzo me ne frega dell'estetica. Capito, nel senso, ma se sei un giocatore, un gamer, ovvio che non te ne frega niente. Stiamo facendo un discorso così tanto per, cioè un discorso che non ha per estetica, poi è chiaro che la prendiamo che non ce ne frega, ovvio, un cazzo dell'estetica. Ma hanno già fatto, è lontanissimo. Sì, no, l'hanno, lo stavano di là, corriamo. Chiaro, se uno vuole giocare e dici no, è brutto, non la prendo, vuol dire che non ti va di giocare così tanto. No, però quello che dico io è che l'Xbox in realtà la stanno criticando un sacco esattamente come la Play. Cioè, però quello perché che sono dico, gusti, io, prendi quello che ti pare. L'Xbox è molto anonima. Cioè, è un parallelepipedo nero. È veramente è come un subwoofer, veramente. C'è la vecchia. Quindi sta bene con tutto, ok? Ti ha sparato. Io ho la vecchia. Ok. Quindi sta bene praticamente con tutto. La PlayStation, essendo così particolare, con molto più carattere, è normale che faccia cagare a molta più gente, perché essendo molto più particolare è anche molto più soggetta ai gusti, no? E poi anche questo qui, cosa fa? Cioè, se te me la metti l'Xbox nel tuo arredamento si perde, perché appunto è anonima. A parte che metticela lì intanto, perché deve avere lo spazio comunque sia. Ma in realtà da quello che è uscito la PlayStation è più grande. È più o meno la PlayStation è più grande. E non è un male, non è un male, perché vuol dire che magari il sistema di raffreddamento è migliore. Ma gli hai tirato un pugno di gomma, gli hai tirato. No, ma quello sicuro, comunque ripeto, per quanto mi riguarda non sono così male nessuna delle due. Cioè, la PlayStation con questo... con questa estetica particolare, tutta fluida, molto moderna, così. Se uno c'ha un arredamento un po' più vecchio, la metti lì e un pugno nell'occhio. Sì, è ovvio. Se ti piace, devi avere l'arredamento fatto su misura per la PlayStation. La PlayStation è più alta e meno larga. Però comunque va bene, sistema di raffreddamento è ottimo. C'è quello di fuoco, ragazzi. C'è quello del fuoco, aspettate. Così almeno non decolla la console quando fai partire. Ma in realtà anche la Pro non è più... Perché era più grande, già. Un procinto di decollo. Almeno la mia non fa tutto così. Non è vero, Moro, che devi avere il arredamento su misura? Figa, sì. Ma secondo me se ne frega, comunque. Chi se ne frega sempre. Ovviamente. Però sì. No, chi se ne frega, nel senso che... visto? Adesso mi sembra un po' esagerato. E lì, Finché lo dici come battuta, che devi cambiare l'arredamento, ok. È chiaro, però, cioè, se c'hai una... Sono lì, Elio, visto. Però è vero. No, siamo l'ho colpito, non l'ho colpito. Se c'hai un arredamento vecchiotto, cazzo, quella roba modernissima così è un pugno nell'occhio. Vabbè, è qui il... Vai, ma se hai un arredamento vecchiotto non va bene neanche la PS3, secondo me. Ma neanche una TV, a sto punto. Ho preso l'indizio, ragazzi. Ma dove sono finiti, ragazzi? Scusa. Non è vero, non l'ho preso. Mi fermo l'emorragia. È qui, È qui dove siamo noi. Aspetta, che loro sono di là. Ma mi sa che quelli di là sono un'altra squadra ancora. C'è la vecchia comunque, l'ho vista in giro.
Ok, una l'ho uccisa. Avete preso quindi l'indizio? Aspetta, che c'era una trappola, mi stavo dissanguando, l'ho preso. Ok, prova a vedere dove sono. Ne ho preso una anche io. Allora, ce n'è uno di là. Ah, sono qua dietro, sono qua dietro. E quelli dall'altra parte di là che stanno fuggendo? Perché magari hanno una taglia o ce l'abbiamo la porta. No, ce l'abbiamo tutti e due noi. Sono qua dietro la porta, mi sa, sai? Ma se noi ce ne andassimo via nord? È qua sotto, è qua sotto. Se ce ne andassimo via? Tanto dai, ce l'abbiamo noi. Si può fare, per carità. Ho usato la... Ma porca la trappola del... Qua hanno messo delle trappole, ragazzi. È pieno, occhio, anche qui. Qui è pieno. Quante ne avevano? Ah, c'è il kit medico qui dietro, che chiulo. Come hanno fatto a mettere tutte queste trappole? Sono Ce ne andiamo via? Come sì, volete, sono... ragazzi? Sono qua a sud-est, loro. Dobbiamo andare a nord. Andiamo. No. Vi seguo io. Ritorniamo da dove siamo venuti. Gente anche... Quella, c'era una vecchia lì, occhio. Da quelle parti c'era una vecchia, l'ho vista prima. Attraversiamo velocemente il fiume. Perché ha perso vita? Erano quattro dita di altezza. Aia, mi hanno sparato da dove ho indicato prima. Cerchiamo di andare sotto dietro i treni. Tipo a me il lettore Blu-ray non costerà mi dispiacerebbe. Costerà un centinaio, avere, perché sì. Dovete usare con il lettore 4K. Quindi a me non dispiacerebbe avere il Blu-ray, però capisco che ha tanti... Dai, io lo voglio senza, anche perché è esteticamente più bella senza. Ma poi i film te li puoi vedere comunque se li compri, tipo ti scarichi... No, l'unica roba è, dicevamo poco fa, che senza il lettore Blu-ray si perde anche la componente dell'usato. Sì, quello farà molto. Amici, qua nella strada metto una trappola. Però c'era già anche l'Xbox, senza Blu-ray. Era già uscito, quindi non è una novità. Sì, no, non è una novità. Io credo che 100 euro di differenza ci saranno, ma può essere. Sì, sì, non è poco, 100 euro di differenza. Deciso? Sono nella merda. Ok, è morto. Non l'ho attivata la trappola? Come no? Sì. Si va un po' a scoppio ritardato, però mi sa attivato. Ogni tanto controllata, voi. Ha sparato? No, sono dietro di noi, ragazzi, verso 240-250. Sì, sì. Ma chi è? Quello io di finito, fuoco, ragazzi! Ho finito il potere, ho finito, eh. Io ho un secondo, ma c'è quello di fuoco che mi... non ho aspettato, però. Aiuto! No, sto... Emorragia. Aiutatemi! Ok, morto, andiamo. Fammi mettere la siringa. Se c'è la siringa, usa quella. Sì. Sì, secondo me è su 450 e 550. Un secondo, vediamo dove sono. O addirittura come qua, sempre qua, ragazzi, stanno arrivando qua dietro. 255. Andiamo via. Un altro di fuoco, ma basta. Passate dietro di me. È già stato smentito quello di Amazon. Poi magari sì, no, ed era 600 sterline, non era 600 euro. 600 sterline vuol dire più di 700 euro. Miseria, ragazzi. Stiamo andando giusti. Ah, qui. Questo chi è? La vecchia là. Ma ragazzi, ma per quali console prendere senza CD e con CD? Dipende veramente tanto dalle vostre abitudini, cioè è solo quello, cioè dovete decidere voi. Io ormai sono se non usate abituato. Mai lo scatolato, non vi frega niente di averlo scatolato, non avete veramente nessun tipo di... Come non sparare, ragazzi, occhio. Verso dove è a nord-nord. Però ci conviene affrontarli, però. Ma adesso quando andiamo nell'uscita, 30 chiudono. Secondi. Tanto io ho un fucile veramente delle balle. Io per esempio che sono un pochino un collezionistino di queste cose qua, mi piace avere il disco scatolato. Non serve, ovviamente non c'è bisogno. Andiamo dietro la barca. Sì. Aia, hanno sparato. State nascosti dietro. Ma lanciate il più possibile tutto quello che avete. Niente, io ho il flare. Ragazzi, mi curare. Ok, si stanno sparando tra di loro anche. State qua. Un cazzo che blocca la tua figlia. È qua da me. Colpito. Ho colpito, è andato giù. Merda, che riparte da capo. Perché riparte da capo? Che fastidio. Eh no, è ripartito. No, si sta avvicinando qua.
E l'ho colpito un po'. Colpito. È morto. Ce n'era un altro ancora. State qua, state qua, 10 secondi. No, no, adesso non c'è più nessuno. Ho smesso di stantuffare. Ok, mamma mia, ragazzi. Pollice in su per thumbs questo up, video, se vi è piaciuto. Thumbs up. Abbiamo fottuto la tagliata. Ma perché non, erano, non c'erano più nessuno lì? Si sono uccisi tra di loro, sono rimasti in due. Non riusciamo mai a fare le cacate, meno male. No, ma non... No, è che probabilmente erano talmente impicciati loro a fare altro che non... Tinos, il fatto che non c'è più scatola, libretto e robe del genere, innanzitutto è un risparmio di soldi, inquinamento, è tutta plastica quella, quindi è anche ottimo per il futuro. Che opportunisti. Allora, se devo pensare in questo senso, sono d'accordo io, andate solo di... cioè, ma anche con i film. E dall'altra parte, porca vacca, averli in fisici mi piace, proprio da collezione, una roba se mia. Se sono 100 euro di differenza, metti... Qua ci sono i sconti, sono due anni di plus, Marco. Sono due anni di plus 100 euro. Cosa, non è poco. Ti prendi la collection. In caso ti prendi la collection, fanno solo le collection in caso. Collector, però costano molto di più. Quelle... Senza disco. Costano veramente tanto. Ma se vuoi qualcosa da collezione, ti compri solo la custodia. Perché prendersi il gioco base... No, Marco. Beh, no, di Pokémon l'hanno fatto, per esempio. Di solito... L'hanno fatta di Pokémon. Abbiamo preso la... Solo che c'è dentro anche il gioco, quindi comunque lo devi ripagare. Ho capito il punto di lato, ma comunque c'è la produzione delle scatole, secondo me... c'è comunque inquinamento per produrla. Secondo me, magari venderanno anche, cioè per visto che sicuramente anche la Xbox, no, il microfono sarà... non lo sto muovendo, la digital mouse che... secondo me faranno uscire i giochi con la custodia dentro il codice, se vuoi, senza il disco, se vuoi per collezione ti compri la custodia con dentro c'è solo il codice. Ah, vabbè. Chi è? Fisiatra. Grazie, Fisiatra. Non urta. Grazie per i 5 mesi, Fisiatra. Quello che... Vediamo un po'. Io spero di sì, perché no, scusa. Io spero di no, voglio il disco. Ti comprerai il disco. No, no, Johan, adesso l'ho fatto io. Ho toccato io. Se non vuoi, se sei la all digital e per collezionismo vuoi avere lo scaffale con i giochi, ti compri solo la custodia. Guardate che produrre un Blu-ray. Non è... inquini un sacco, perché c'è anche dei materiali che ormai di solito che è abbastanza rari. Aspetta, non digitale. Mettere pronto, non scrivere mentre cammini, succede, mentre guidi, devo mettere i potenziamenti. Non c'ho quello per sparare pen pen pen, vero? Ah sì, ora, per quanto mi riguarda assolutamente sì. Cioè, per me è solo perché è bello da vedere in libreria. Sì, giuro, ma è solo per giuro quello, che è solo per quello. Basta, perché se chi ha la fibra non ha assolutamente nessun guadagno a comprare. No, anche perché poi lo devi riscaricare. Quindi. È veramente solo per tuo così, perché ti piace, è una cosa estetica e buona. Veramente non ha senso. For the King siamo morti, Ermignotone. Sì. Cioè all'inizio non andava comunque, però. È chiaro che... Poi vabbè, io per esempio in Blu-ray ho preso pronto. I film che mi piacciono un pochino di più, o che magari ho trovato proprio a prezzi ridicoli. Tipo, ho preso Miss Peregrine in Blu-ray, non perché sia sto gran fan di Miss Peregrine, ma perché l'ho pagato 2 euro. Quello ci sta a bodo, però ultimamente, se voi guardate spesso il PlayStation Store, ci sono una marea di offerte costantemente. Cioè, è difficile ormai... Dopo pochi mesi è difficile trovare lo stesso gioco a prezzo pieno. È sempre, quasi sempre scontato qualunque gioco. E più che altro, la cosa che mi tira un pochino più il culo è il fatto che il gioco in digitale lo paghi come scatolato. Che... Al lancio sì, quello è una brutta cosa che magari poi cambierà. Non ne dubito. Quello è brutto, sì, per il lancio. Però dopo c'è sempre molti sconti. Io mi sono preso Days Gone, che è uscito neanche un anno fa. No, un annetto fa, l'ho pagato 20 euro digitale. Sì, 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 ma lo paghi scatolato costava 24. Sì, perché era un'offerta anche lì. Cioè, però devi avere le offerte di Amazon. Fa collezione un conto, però tipo a me che non interessa non me ne frega niente nemmeno della custodia. Al massimo, assolutamente sì. Ah, dici, non ci abbiamo pensato in effetti, Melo Markets, che potrebbero avere lo stesso prezzo la All Digital e la... Però mi sembra un po'... No, lettore costa, Sì, però ti mettono in quella All Digital, ti mettono altra roba, ti mettono... più hard, più SSD. Ah, può essere, è vero. Sì. Perché appunto costa, essendo all digital, quindi ci devi per forza installare roba. No. Ti mettono più capacità e quindi te la fanno costare uguale. Può essere. Vabbè,
però comunque è giustificato, ci sta. Non lo so, cioè comunque è una cazzata dal punto di vista del consumatore medio. Quelle si vedranno l'anno con solo 50 ma 200 giga di pipo. Di pipo, oddio, 250 giga di 100 pipo. Euro di... non mi sembra un po' una truffa, diciamo. Ma l'SSD nuovo incredibile, impressionante. Ok, ma per avere 250 giga in più ci paghi 100 euro in più, non è poco, no. No, hai l'SSD, no, è paghi 50 euro in meno, ma hai 250 giga in più. Cioè, hai un SSD più veloce. Ok, no, allora ci può stare. Sì, no, hai un SSD più capiente, non no, più avevo veloce. Avevo letto male. No, pensavo che costassero uguali e aveva solo 250 giga in più, non aveva poco senso. Ma abbiamo cambiato il gioco, ragazzi. Sì, è cambiato, sì. No. Contro la versione all digital non c'è, no, in realtà penso che ci sarà, nel senso che tu comunque hai il tuo account PlayStation e nel tuo account PlayStation hai i giochi comprati, cioè le versioni digitali del tipo, io che cazzo ne so, c'ho Bloodborne digitale nella Play 5, potrò riscaricarmelo se la retrocompatibilità, se l'hai scatolato, no, thank you lì. Perché teoricamente perché tu potresti averlo rivenduto. Perché non hai lo spazio, giusto... non hai lo spazio per mettere. In che senso, dite? No, che se dove lo metti? No, perché io ad esempio... Io no, avevo Bloodborne... se prendi quella senza il disco, ovvio. Sì. Perché io avevo Bloodborne scatolato, poi l'ho rivenduto, non è giusto che poi posso riscaricarlo gratis. Perché io non teoricamente l'ho rivenduto, quindi guadagnando ci sono. Esatto, no, solo se ce l'hai digitale, naturalmente. Sì. Beh, cosa fai? No, no. È vero, sì, da noi venderà un sacco quella cosa di lettore Blu-ray, perché molti usano i film in Blu-ray e usano la PlayStation, quindi molti venderanno, cioè venderà un sacco. Non ho preso, ma porca. Il coltello, non hai il coltello? No, non ho i consumabili, non ho cura, non ho niente. Vabbè. Niente, sti che esiste solo digitale, ce l'ho sincronizzato anche su PS3, che era per PS4, anche se era per PS4, beh certo, però non lo puoi giocare su Blu-ray, immagino. Non ce l'ha, infatti la il contrario della retrocompatibilità qual è? La non retrocompatibilità. No, il contrario, la... Che spruzzo, gatto, grazie mille. Gatto. Benvenuti. No, Gausto, c'è il Prime che ha un po' di problemi, se ti scade devi comunque aspettare un attimo di tempo. La forward compatibility. Ma in italiano l'avanti compatibilità? La future. Hai sparato? Perché il mio fucile ha dei proiettili. Cosa fai con questo coltello? C'è questo coso. Ricaricato. Giona Perla, grazie mille per i 4 metri. Grazie. Poi PS5 aerodinamica lanciato da una finestra? Più della Xbox sicuramente. Xbox cadrà. Un durone. Io non le disprezzo nessuna delle due. Ma la Microsoft non ha ancora annunciato niente, comunque. No, hanno detto che l'hanno posticipato, quella che doveva essere questo mese, ma non si sa se è ancora questo mese o no. No, perché lo devo fare? Ma lo devo fare. No, non è Boxaro Gatto. Non l'ho ucciso, meglio così. Vabbè, lui è anche stato abituato a giocare Boxaro molto Gatto, su... Certo che è Boxaro Gatto. È stato abituato a giocare su Xbox. È un Boxaro di merda, aggiungerei. Però se lui ci gioca anche sulla Play, ovviamente. Perché lui sa fare il suo lavoro. Questo è un tizio. Dove fanno... Bravo, gli hai sparato al muro. Andiamo di là, va là. In realtà ha colpito lui, però dopo sono caduto. Andiamo. Probabile, esatto, magari aspettato. Sì, no, più che altro aspettato. Ma vabbè, per la conferenza... Che della Last of Us 2 non è che... Per il prezzo. No, ho sparato a destra, ragazzi. Non ti preoccupi. Intanto per il prezzo, volevano vedere se Sony diceva il prezzo o no. Io voglio fare... Quindi, siccome non l'ha detto, aspettano anche loro. Facciamo un totto prezzo, ragazzi, sul nostro disco. Non l'ho uccisa. Vai, ci sta. Ci vorrebbe un sondaggio. Sì, voglio fare un sondaggio. Poi dopo su Discord faccio il sondaggio di un totto prezzo, facciamo. Vabbè, non è buffonato Johnny Depp alla fine. Che cosa? Quella di GTA alla fine non mica ti obbligano a comprarlo e soprattutto è gratis. Sì, diciamo che era... È solo per così,
nulla di che. Era veramente anticlimatico per tutta la conferenza. Ma perché ho sparato? Pensavo di avere il coltello, stavo caricando io. Ma all'inizio non aveva senso. Ma hanno sparato dietro, Marco, è dietro di noi, scappa! No. Ha sparato con un fucile lunghissimo. Sono morto anch'io, ero anche sotto. Merda, Marco, è tutto nelle tue maniche. Guarda cosa c'hai dentro. Ma io ho tutto. Ma c'hai il fucile di gomma, tu. Ho solo questo. Porca miseria, che mira c'ha, ragazzi. Sì, perché ovviamente aspettano di dire il prezzo, che vogliono aspettare l'altro. Ma sono bravissimi, ho capito, ma sono dei cecchini, incredibili. Porca vacca, non ha sbagliato un colpo, non ha sbagliato. Stamattina ho fatto vedere entrambe le console ai miei e ho chiesto un parere estetico. Mia madre ha detto che fanno schifo entrambe, mio papà che la PS5 ha un po' più di personalità, anche se non è bellissima. È giusto, è esattamente... il discorso che ho fatto prima. Ha più personalità, ma può piacere e non piacere, ci sta. Sì. L'Xbox è anonimo appunto perché è un cubo. Semplicemente un cubo. A me non è un cubo. È un parallelepipedo. Sì, non è un cubo. A me non dispiace a nessuna delle due. Quindi ci sta. Poi, no, io spero solo che la Play la faccia non era. Ma penso, ma io guarda, perché Black mi sembra abbastanza Black Lives Matter, ovvio che faranno anche non... cioè secondo me te l'hanno fatta vedere bianca per far denotare di più il design, per farlo notare un po' di più, perché vedevi perché questo contrasto tra bianco e nero, vedevi di più la forma, con quello nero magari vedevi un po' più, cioè, secondo me te l'hanno fatto apposta bianca per farti vedere proprio la differenza e la forma proprio. Allora, quella nera prezzo, magari si notava un po' di meno. Il prezzo non si sa, ma da alcuni studi che avevano fatto quando erano stato annunciato l'hardware avevano calcolato che a Sony sarebbe costata $450 a unità. Quindi se magari stanno in pareggio e neanche in perdita, sui 500 euro. Erano anche, poi devi considerarci anche il marketing e tutto il resto. Io vado con questo cacciatore qui, col pompa e il macete. La balestra, sì. No, non è una bella accoppiata pompa e macete. Cambierò. Ok, che bella la balestra. Io ci sono. Ma magari potrebbero vendere anche in perdita, poi sicuramente, siccome la fanno produrre in lotti da milioni di unità, avranno anche degli sconti, ovviamente. Io la butto lì, secondo me. Quindi... ci saranno più varianti di quello. Beh sì, ma sicuramente. Beh, io dopo scontato. Beh, allora, che di entrambe ci saranno colori diversi. Ci saranno le limited. Le prendizzate per i giochi, sì, ovvio, ovvio. Magari non al lancio, però ci sarà il bundle classico al lancio con Cord. Ma anche secondo me, gatto, perché essere, non sì. Se no te la facciamo vedere subito anche nera. Sì, sì, no, infatti. Anche secondo me. A meno che adesso non c'è una class action boicottatori della PlayStation, no, tutti credo. Perché non fa visto, schifo al cazzo. Non ho visto così. Allora, tutti hanno fatto il meme, ma tanti hanno fatto il meme anche se gli piaceva, cioè così per divertimento, ma come noi. Vabbè, anche cioè... l'Xbox è uscito il meme, non è, sì, non è per il meme senso... che non piace e che fa cacca. È pieno di meme adesso, ma a parte che è uscita ieri, ma poi appunto... a meno che non fanno quello lì e quindi però se fanno il coso perché fa caccare, non è perché la fanno perché è bianca, poiché nera è meglio. Tutte le console sono state vendute sempre in perdita, a maggior ragione secondo me non costerà così tanto la PlayStation. Tanto ragazzi, non puoi accontentare tutti, ci sarà sempre qualcuno che dice a me fa schifo, a me è fantastica, a me è per quello che devi fare un qualcosa di più anonimo per una console. Ma no, perché anche l'Xbox dicono che fa cacare, moro, quindi non è che... Sì, ma, cioè, ma secondo molto... me non puoi accontentare tutti e basta, molto perché la gente meno. Parla. In realtà molto meno. L'Xbox, ma non hai la statistica davanti. Gente. Non è vero, io leggo sempre che fa schifo l'Xbox, dove guardo. Anzi, mi ricordo la prima live che abbiamo fatto noi, abbiamo messo subito le mani avanti dicendo a me non dispiace più tanto perché tutti la stavano demolendo. Ma non mi pare. No, sì, no, amore. Il fatto è che appunto la gente è su internet. Ma sì, ma non guardo sui forum. La gente... scusami, allora che media stai facendo, moro? Noi che abbiamo un po' di cervello. Vabbè, ma internet siamo 10. Ma internet siamo 10. Tu devi guardare in generale. Tutti quanti parlano sempre, perché internet la gente parla e non è mai contenta di niente. Ma internet, io non lo conto perché non conta niente internet. Non è vero che puoi contare su internet. Che statistiche fai tu allora, in base a cosa? Ma perché su internet tutti andranno sempre contro a tutto del nuovo. Ma per quello ti dico, secondo me non ci sarà mai una cosa che va bene a tutti. La Play fa schifo, ma l'Xbox fa schifo, la Play bellissima, l'Xbox però, è bellissima. Però l'Xbox è più anonima e quindi fa meno schifo. Cioè fa schifo, ma va bene. No, Moro, non è vero. Ma per è una cosa tua. Perché tanta gente ti può dire l'esatto opposto. No, secondo me no. Vabbè. Ma appunto, secondo te... Secondo me...
Secondo te va benissimo, però non è così. Ma cioè, secondo te. Sei tu che dici, per me è più anonima, per me non è anonima. Un altro tipo di dire. Secondo me invece è molto più design quello dell'Xbox, nonostante sia un parallelismo piuttosto che quello. Scusa, prima mi avete dato ragione, adesso non ho capito. No, ma che tu stai No, ma è un altro discorso questo, Moro. Su quello che hai detto prima siamo d'accordo. Essendo la PlayStation una cosa più particolare, magari sì, puoi pensare e dire, ok, magari... Ma ti fa schifo che anonima, ok. Però l'anonimicità, per definizione... Io non ho i dati alla mano, per dirti così. No, ma per così, definizione, cioè, essendo più anonima... Ma l'hai detto tu, magari per un altro non è anonima. Cioè, per noi magari è anonima, per un altro magari ti può dire, no, guarda, io la trovo più... Cioè, quello che abbiamo detto, anche per me, se guardi le due, ti dico, l'Xbox è quella un po'... Ma non è vero, ma quello non ci credo, se permetti. Vabbè. Cioè, no, è chiaro che se parliamo io e te ti dico, anche secondo me è un po' più anonima l'Xbox. Un altro ti può dire, secondo me no. Come fai a dire che non è anonima? E magari un altro ti può dire più futuristica, per dire. È un mattone nero in mezzo alle balle, perché è anonima. Un mattone nero è anonimo, cioè non ha nessuna caratteristica. Ma non è, non è che... Secondo me un altro ti può dire... Perché a me... Eh no, Vector, non è vero. Perché questo... Cioè, tanti hanno detto, mi fa schifo, mi fa vomitare, quindi... Cioè, è proprio una questione di gusti, secondo me, e basta. Perché un altro ti può dire, per me è più futuristica certo, la PlayStation. Certo, che è questione di gusti, ma infatti non hai capito quello che dico, però. Ho capito, tu hai detto, la PlayStation avendo un design un po' più particolare, più soggetta a critiche. Ma non è vero, perché un altro ti può dire, secondo me è più particolare quello dell'Xbox. Perché magari il cubo è più futuristico. La PlayStation invece è una roba un po' sembra più... Sembra veramente un ragionamento tirato, però, questo qui. Se parli con me è un altro discorso. Se vuoi sapere la mia opinione, io ti dico, anche secondo me è un po' più... anonima l'Xbox, ma se parli in generale, secondo me non la pensano tutti così. Un altro tipo di dire, il cubo, cioè, qua non sto parlando di mia, stavo parlando in generale, io la penso praticamente come te, secondo me l'Xbox, ma che schifo, sta inseguendo le farfalle della cacca. Perché appunto, altrimenti non avrebbe avuto tutte schifo queste critiche la Xbox comunque all'inizio. Cioè l'Xbox è comunque stata soggetta a critica all'inizio. Se fosse stata così anonimo che non ne fregava niente a nessuno, nessuno diceva niente. Ma no, niente. Il discorso sull'abbinamento nella stanza era... Beh, ci sta, come non ci sta. Cioè, a chi frega di abbinare la console alla stanza? Esatto, i dati sono un'altra situazione. I dati alla mano come non ce li abbiamo. Come non interessa la gente abbinare la console alla stanza? Sinceramente, ad esempio, anche su quel fattore lì, io penso che sia meno dello 0,01% no, della gente. No, non è vero. Non è vero, perché la console è... oggetto d'arredamento, perché è una roba che te metti, non pensare a noi che la teniamo qui di fianco al PC perché abbiamo tutto qua e boh. Ma per tanti pensa al consumatore sì. medio che ce l'ha in salotto. Ah, per tanti può essere tranquillamente un oggetto che non vuole avere brutto lì perché la vuole perché ma uno... appunto dal mio punto di vista io in salotto un cubo nero non lo metterei. Ma torniamo alla... ragazzi, torniamo a quello che stavo dicendo. Sono veramente... Se prendi 10 persone, secondo me ti dicono 10 cose diverse. Esatto, ma scusa, Lisa, ma tu il cubo nero non lo metteresti? No. Ma questa cosa bianca che salta subito all'occhio, sì. Nel mio c'è salotto, ad esempio, accesa. Sì, lo metterei di più. La luce hanno accesa. Sparato, ragazzi? Hanno sparato. Io sono lontanissimo perché sono dovuto però io ho la, no, paura. Non andare. C'è la luce accesa, tra l'altro. Perché c'è la luce accesa? Ma chi c'è la luce accesa? Tu. Come posso... Come faccio a spegnerla? Ma vieni qua, che lì ti sparano. Non so da dove arrivano i colpi. È da dietro. Spegni la luce. No, gatto, ma non so come si fa. Non è più così come era. Non sa. Sto premendo. Ma non puoi equipaggiare. No, perché ce l'ho io. Nel 3 ce l'ho, ma non la posso prendere. B. Come si chiude? È spenta. No, non ho fatto un cacchio io. Ma lo vedrai che l'è spenta. Scusa, fai luce. No, sì, lo vedo che l'ho spenta, ma non ho fatto niente. Non so. Ma allora io ripeto che chi rinuncia alla console per l'estetica è un gran rincoglionito, ma senza mezzi termini, è proprio un imbecille. Sia una sia l'altra, ovviamente. È proprio un deficiente se per quello. Ma perché sta andando di là? Perché c'era uno che ci sparava. Però è completamente sbagliato. Lo so che siamo completamente sbagliati, ma ci sparavano. A parte che qui c'erano indizi che avevano già preso. No, ti raggiungiamo noi. Sì, no, infatti, questo qua. In realtà andiamo verso un indizio comune. Non so, ormai se lo scegliete voi. Se no, andiamo da lì. L'insulto perché quelli lì sono, cioè, appunto, sono scuse. Cioè, se uno dice non la compro perché è brutta, sono scuse da paraculo, sono.
Perché tanto poi, sì, ogni volta che entri in stanza ti prendi un pugno. Ma l'hai riaccesa, Marco? Ma io non so facendo. Ma smettila! Come si fa? Amici, mi dite se c'è ma un tasto, allora, per favore. Ma basta! Con sta lucetta! Sarà un siamo tasto. In autostrada di notte. La versione Holy Digital è ottimo. Già non è che si accende quando vede un po' di buio automaticamente. No, qua non lo fa. Già l'aveva fatto l'Xbox con la nuova. L'ha fatto Xbox. Cioè, l'Xbox... La Xbox S. One ha col 3, Marco. Ah, ok. L'Xbox One fatto All Digital è arrivata a costare quanto? 200 euro neanche. 129 sì. euro, mi pare. Ah, è vero, sì. Con tre giochi, tra l'altro. Ah, già, perché di solito il coltello sul 3, quindi si vede che l'ho premuto per... Beh, attualmente che anche si sta diffondendo sempre di più in tutto il mondo la fibra. Cioè, è ottimo la Holy Digital. Ma questo mi picchia. Se viene a costare anche meno, è ottimo. Mannaggia. Vabbè, facciamolo fuori quello. No? È morto. Comunque, non mi sento di insultare nessuno. Comunque, fate come volete. Se non lo volete prendere per il colore, oh. Saranno i loro motivi. Non so. Ma non motivi, appunto, il motivo non è per il colore. Allora, teoricamente, differenza di prezzo ci dovrebbe essere. Ma abbiamo uscito anche fuori un altro ragionamento. Ci sta, magari ha più capienza di hard disk. Quella lì, quindi costerà uguale. Andiamo a vedere. Grazie Ela. Un anno, grazie mille per l'anno. Più che altro, magari mi incazzo di più. Grazie Ela, comunque. Magari mi incazzo di più proprio perché io la voglio comprare, quindi la compro per forza e mi fa caccare. Quindi bello, mi incazzo sì. due volte io. Perché non dico non la compro. La compro e mi fa pure cagare, vaffanculo. Hanno sparato, chi ha sparato? Io ho i cani, che paura. Palle. Mi ha colpito lo stesso. Eliezer, hai bisogno di una mano? No, ho fatto, era uno solo. Infatti mi sembra strano un cane solo. Marco, migliore per l'audio, sì. È qua sopra l'indizio? Dovrebbe venire fuori una roba buona, per cosa? Eccolo lì, per sì, delle cuffie, sopra. Immagino. Cosa cambia? Ma quello di fuoco, standard, ragazzi! Da quello non che c'è attualmente è che non c'è l'elettricità. Quindi... E non ci sarà l'usato, probabilmente. Teoricamente... è una logica conseguenza, dovrebbe costare meno a meno che abbia un hard disk più capiente. C'è un altro di fuoco lì che la compro e ogni volta che la guardo sbatto i piedi, sì, tutto arrabbiato. Merda, sta arrivando, aspetta. Aia. Chiudi. Vabbè, chiaramente adesso non ho visto il commento a cui ha risposto Gatto. Chiaramente noi diamo un'opinione, la nostra opinione, non è nessun tipo Marco, di... Marco, non mi parlare in game, per favore. Perdona, mi ho tabbato. Smetti di premere i tastoni oggi. No, ma è vero, Ricky. Al 99% costerà meno, a meno che appunto abbia un disco più grande. Un disco più grande lo devi pagare. Sì, sparano effettivamente, avranno delle armi. Andiamo dalla parte opposta, andiamo di là. Mi pare di Simon. Arachnide! Che non è quello che stiamo facendo noi. No, noi stiamo andando dal macelliere. La modificabile la PS5, ma porti nel negozio elettronico e te la raddrizzano, sì. Io sarà che ormai sto capendo come va internet, magari. Ma tanto non se ne esce da questi discorsi. Se ne parla perché è divertente, ma non se ne esce. Vabbè, allora perché se vai c'è veramente se troppe, vai sul troppe social, teste, sul troppe forum cervelli. E vai a leggere sotto i commenti. Ma io ormai, cioè... l'ignoro perché sono veramente gente. Ma non puoi avere stima in altro modo, no, se non leggendo. No, non è vero, non è vero. Perché tu puoi chiedere ai tuoi amici, ma sono 10. No, 20. Non puoi avere la stima neanche leggendole. Perché no, però non magari niente. È una scala più ampia. No, non è assolutamente no. No, quella è una scala più ampia. Non no, è una no, scala più non ampia. Non contano nulla. Ma non è vero. Allora, il fatto che poi non hai la stima totale, sì. Ma non è che non conta nulla, è più ampia dei tuoi amici. Perché è una, è una scala più ampia. Se vai in un forum, sono 100 persone, 200 persone sono più dei tuoi amici. Quindi la scala è più ampia. No, perché te ne accorgi subito. No, te lo dico perché. Perché se le leggi, se leggi i commenti che lascia la gente sotto i forum, roba così. Dov'è la vecchia? Aspetta, qua sopra. Un attimo, c'è un'altra vecchia. Cioè, ti metti a leggere i commenti sotto? No, ma sotto, forum, se vai su un forum con scritto la PlayStation fa schifo, sotto leggerai solo commenti di PlayStation. Su multiplayer, metti, vado, apro l'articolo e leggo i commenti sotto. Sono tutti testi di cazzo, la maggior parte della gente. Sono veramente i classici trollini dell'internet che scrivono perché ma sono gente che però esiste nel mercato e ti compra la console, quindi loro, sì, appunto, quello che scrivono loro appunto, capito? Fa parte dell'indagine di mercato perché non è vero, perché appunto loro scrivono comprando la console ne fanno parte, Moro. Potranno appunto essere anche quello che ti pare a però te, ma scrivono che non la comprano.
E quello è un altro discorso. La comprano o la comprano. Però ti dico, se sentire una loro opinione è comunque sia un qualcosa in più rispetto ai miei amici, alla mia stanzetta chiusa al buio. No, secondo me se devi fare, tra virgolette, un'indagine. Ma un'indagine di mercato la farei anche in un altro modo, non vai su un forum e basta. No, però... non la puoi basare sotto. Ma c'è perché se devi fare un'indagine di mercato, è chiaro, hai bisogno di altre fonti, altre informazioni. Se vuoi saperne un po' di più su quello che ne pensa la gente, vai nel web e vedi cosa dice. Poi è chiaro che il web è... Ma io sto morendo, ragazzi. Morto. Mamma mia, ragazzi. Aspetta. Assolutamente, ma se chiaro che poi c'è opinione. Se uno mi dice per partito l'unica... preso, la PlayStation 5 farà schifo, non avrà esclusive, quello è un commento delle balle, perché non lo sai. Se uno mi scrive, guarda, per un design che penso io, per come la vedo io, l'Xbox è meglio per questo motivo, è una sua opinione. È chiaro che se uno mi dà un giudizio su una roba che, su cui non può dare un giudizio, quello è fanboismo e fanatismo e lo vedi. Però diciamo che se voglio avere un po' più di opinioni dei miei 5 amici... Non esiste più il fanatismo, il fanboismo sui forum, su internet, così. La gente ormai, se vai su internet, perché non è sempre la stessa persona che dà pareri diversi, ma c'è sempre solo una categoria, ossia la gente che spara cazzate, spara zero e basta. A me non mi sento di generalizzare così tanto. Saranno anche persone che usano la testa. Perché come in chat su Twitch o su YouTube ci sono i deficienti che neanche gli rispondi, e gli altri che magari ti fanno un commento decente. Non lo so, io non mi sento di generalizzare. Ma, ma spegni quella luce, spegni. Oh, ma cacchio, l'accendo ogni volta che mi dico. Non lo prendo. Invece io generalizzo, generalmente è così, quindi, ma perché così tanti? Poi ci saranno in mezzo a quelli gente valida, però tra la merda non li trovo. Ma poi chiaro, noi stiamo parlando di un forum, ma io parlavo in generale del web. Ma venite al era nell'altro cerchio, era. Allora, adesso stiamo parlando di un forum, io parlavo in generale del web. Vado a leggere nel web, può essere un forum, può essere un commento sotto YouTube, può essere una critica su... anche per questo il motivo per cui la nostra chat è tenuta a modo, perché se da noi se nella chat tutti scrivono cazzate, poi mi perdo quelli che non le scrivono. No, ma allora se stiamo parlando di un forum nello specifico, chiaro, bisogna vedere. Io parlavo in generale nel web, è chiaro, cioè in generale, se voglio avere un'opinione diversa dalla mia e dei miei 5 amici, e vado a guardare i commenti e cosa dice la gente, cosa fai tu? È l'unico modo che hai. No, secondo me è meglio non avere un modo che aver quello. Perché appunto, come ti dicevo, non sono validi proprio. Ma se devi fare un'indagine di mercato, sono d'accordo con te. Ossia, mi c'era esploso. È il barile dietro. Però non puoi parlare allora in generale, perché... Ma scusate, c'è questo qua che sta suonando il piano. Bravo, lascialo suonare il piano. Lì suona lui. Esatto, leggi le recensioni, ti informi in questo senso. Non è che per forza i commenti, nel web in generale. Però finché rimarrò nella mia stanza con i miei 3 amici, non stava dicendo noi era per vedere chissà se alla gente piace. E la recensione non è che dice la PlayStation 5 mi fa cagare. No, cioè, sarebbe divertente. Le recensioni non devono mai mi fai passare. Scusami. Grazie. Però non so più recensioni. La PlayStation 5 mi fa cagare. Come? Quella non è chiaro. Credo di aver preso un vostro proiettile passando in maniera. Sì, la mia pompata in faccia proprio ti sei preso. Brucia, come brucia, bestia come brucia. Guarda come viene giù. Occhio alla botta finale. È come un film, no? Voglio avere un'informazione su un film da vedere. No, l'unico modo che ho è guardarmi. Ho smesso di suonare il piano. No, il film è già un po' più diverso perché magari puoi vedere, che ne so. Ci sono anche lì i critici, poi di critici mi fido come le palle, però. Ho finito i colpi del... Sì, recensioni e opinioni sono due cose, assolutamente, sono due cose diverse. E devo sparare? Sento delle bombe io, più che altro. Mi servono munizioni a me, perché non ho munizioni. È chiaro che, appunto, se devi fare un'indagine di mercato, di non puoi farla dai forum o dai commenti. Magari li puoi prendere anche in considerazione, ma non puoi farla solo su quello. Però, appunto, quello che dicevo io è finché rimango con i miei amichetti nella mia stanza,
Rimarrò su quelle opinioni lì che pensiamo noi. Allora, non è quello, quello, che pensa quello la è vero, eh. Quello è vero, cioè non ti puoi basare neanche su quello perché tra amici, se siete amici, e anche perché avete un po' il pensiero... Siete un po' il pensiero comune, robe così. Anche perché poi ragioni come quelli dei forum. Fate mucchietto e parlate di quella cosa lì perché ne parlate voi. Magari sì, fuori il mondo la pensa in un modo diverso. L'equivalente è lì, cioè... Il tuo gruppetto di 10 persone è l'equivalente del 7 miliardi di persone su internet. Tutti la devono dire la stessa cosa. Basta, poi in realtà dipende anche quanta testa hanno i tuoi amici. Perché no, noi tra di noi abbiamo pensieri molto diversi tra la Play... Quella è una vecchia. Però tipo sì, per l'Xbox mi pare che era molto comune il pensiero. No, no, ma adesso magari anche se siete 5 amici e avete tutte e 5 idee diverse. Comunque se siete in 5, quello dicevo, adesso a prescindere poi. Ma chi sta facendo sta batteria? Io, pieno di cani qua fuori. Stanno entrando. Lasciali entrare. Ho sentito spari da di là. Ma perché c'è? Da est. Da est, quindi dall'altra parte. Forse erano lontani, però. Erano delle munizioni. Ce n'era solo sì, una cassa in 5, 6 amici avete tutti opinioni diverse. Io dicevo, però siete comunque voi 5 che parlate tra di voi. Come si fa in 5? Come si fa ad avere 5 opinioni diverse? No, era un esempio all'estremo. Era un esempio all'estremo, nel senso, anche se fosse, cioè, per me è bella, per me è brutta, per me è... Per me è mezzo e mezzo, per me è 75%. Per me è meglio del però. Tipo, io appunto, come ho già detto, non disprezzo nessuna delle due. Prenderò probabilmente la PlayStation, ma perché sicuramente vedendo le case che ci lavorano, che di solito fanno esclusive, tipo Naughty Dog, per dire che sono un fanboy, vado verso quella cosa lì. Ovviamente se l'Xbox fa la sua conferenza e mi presenta 10 cose nuove, prendo l'Xbox, che non sono su PC, però perché io ho anche il PC, c'è da contare quello. Quindi valgo e non valgo, appunto avendo il PC so che magari me le potrò giocare anche io prima o poi. Io sono in un posto uno che non ha il PC, cercare munizioni, ma non ci sono munizioni e non vedo neanche un cazzo, tra l'altro. Eccole. Così è finito il rituale dell'alambicco. Arrivo. Ah, siete voi. Do un'occhiatina. Prendetela voi. Nessuno. Marco. Cosa io? Ok. Andiamo a sud. Andiamo a sud. Poi è chiaro che, appunto, come dicevamo prima, le recensioni e l'opinione sono due cose diverse, perché esce un gioco, esce un film... Prima stavo facendo un esempio di un film, ma in realtà è sbagliato, perché il film esce, un film, esce, ti leggi la recensione... cinematografico... Questo film fa cagare, è una merda. Io purtroppo ormai ho capito come sono i miei gusti e spesso e volentieri mi trovo in disaccordo con i critici, anche quelli più grandi, quindi ma perché, vabbè, vado a fare perché, quello che mi piace a me. Allora, ma perché in realtà... in un film è molto difficile dare... È molto soggettivo, tante un volte. Un parere oggettivo, perché... Per l'oggettività, ossia la tecnica del film, queste cose qui, può essere tutto sbagliato, ma può comunque piacere un film. In un gioco già è più diverso. In un gioco, se un gioco non funziona, non funziona. Per Lost Planet. Poi magari... Cioè, no, voglio dire, per dire, un esempio è Undertale. Undertale, uno lo guarda e dice che è sta merda. Però... Ha la sua profondità e tutto. È incredibile. Perché lo guardi, uno dice subito così, dice, ma scusa, ma mi prendi per il culo. Invece poi ha senso anche quella cosa lì. No, lo Splanet io ho giocato il primo, mi sembra. E avevo provicchiato il terzo, forse, non mi ricordo. E intanto c'era in coop il 2, mi pare. Forse anche il 3, anche il 3 c'era in coop. Primo non mi ricordo. Andare a Shield. Sono quelle, ma appunto come anche per i film, io non sono, tante volte non mi trovo per niente in accordo con quello che dicono tante recensioni. Per esempio, io avevo letto delle recensioni brutte su Earth of Sea, no? Il film quello con Chris Hemsworth di Moby Dick. Ho letto tante recensioni non belle. Porca, l'ho visto, mi è piaciuto un casino. Ma veramente tanto mi è piaciuto. Oh, avranno visto il pelo nell'uovo che io non avrò visto, ma...
Ho visto una bella recitazione, una bella fotografia, mi hanno fatto entrare nella storia. Chris Hemsworth, appunto, a me piace molto. The Long Dark, ci vuoi fare una botte via tu, Marco? Sì, prima o poi, o comunque martedì, adesso poi ho installato. Più che altro la parte della storia non ho visto nulla io. No, non ho neanche usato una freccia, la uso contro quel ciccione. Yeah. Bravo. Oh mio Dio, è apparso. Ok, ma adesso che ho tirato la freccia, incredibile. Fammi sparare, che sono il coppino duro. È morto, no? Gli ho dato una coltellata a Marco, ma non... No, non ce l'ho, facevi finito. Non l'ho preso, era davanti, fermo davanti a me. Ho fatto così, non l'ha preso. Le frecce finite come quelle di North Sentinel. Sì, come quelle di North Sentinel. Ma le recensioni si basano in teoria sull'oggettività, quindi sì, magari le recensioni, infatti sono... Ma infatti non, tante volte non le ascolto perché non mi interessa, cioè, se mi trasmette dovrebbero tanto... essere sull'oggettività. Tecnicamente, esatto, bravo che hai detto tecnicamente, perché vabbè, lasciamo perdere. In teoria dovrebbero essere basate sull'oggettività. Sì, sì, Scabu sarà... è Miles Morales, la storia di Miles Morales. Non e invece è un due, noi diciamo. Qui, siamo qui noi apposta, che non siamo dei critici... Ma voi ci imparate a conoscere, che è bella questa cosa, ci imparate a conoscere, no? Ci seguite da un sacco di tempo. Avete capito più o meno, no, se abbiamo compatibilità tra noi e voi, con i vostri gusti. Noi diamo dei pareri soggettivi, la maggior parte delle volte, poi una roba fa cagare. Però diamo dei pareri soggettivi e voi vi interfacciate con i vostri gusti, perché magari... Che comunque tra di noi abbiamo tutti opinioni diverse. Moro ha i miei stessi gusti, gli piace Dark Souls, questo, quello, quell'altro. Ha detto che quel gioco, cacchio, gli è piaciuto un sacco, magari lo provo anche io. Molto bella questa cosa. Però se dico fa cagare... Soprattutto non ascoltare i giudici di Moro. Allora, quando Moro dice fa cagare, non lo sa cosa vuol dire, non lo sa. Ormai l'abbiamo capito noi tra di noi. Moro dice un po' di... anche delle robe che gli piacciono a lui, ci fa cagare, però non sa cosa vuol dire veramente. No, non è che non va ascoltata l'opinione di Moro, è che c'ha la sua testa un po' strana, lui funziona. Io sono la mia idea, voi certo, già la vostra. Ma infatti, voi la vostra idea fa cagare, punto. Formula 1 fa cagare, comunque. La Formula 1, non il gioco, è un gioco bellissimo. A me annoia, però non vedi, fa cagare non è sbagliato da dire. Vabbè, dire. Ma ormai fa cagare un po'... Ma ormai solo per te, perché io non ho mai detto fa cagare. Ma per dire, non è così demonizzante. Fa cagare, poi far cagare no. Non è neanche così, secondo questa me cosa negativa. Cioè, secondo me, ma cosa dici? Vabbè, voglio dire... Morenix, grazie. Grazie, Morenix. Parliamo di cose serie, no? È bello fare la cacca, quindi è sbagliato il termine. È vero. Perché dire che fa cagare? Fa cagare. Perché no, è che era puzza, per cui fa schifo, fa cagare, insomma, vado di corpo, è bene andare l'azione di l'azione dell'andare fa piacere, cioè è piacevole. Non è che fa solo piacere, fa anche bene. Certo, muori se no. Però la caca puzza, fa schifo e quindi viene associata. Allora dici una merda, infatti una merda è brutto. Però fa cagare, dovrebbe essere una cosa bella, quindi. Perché magari intendono perché sei stato cioè hai mangiato qualcosa che ti ha fatto male e sei andato a cacare, in questo senso. No? No, quello lì ti fa... Adesso sto vedendo venire il cagone, quello. È diverso. Scusa? Ti fa cagare, ma ti fa andare di corpo bene, va bene. Non a tutti fa bene cagare, effettivamente. Come non a tutti fa bene cagare, scusami. Cioè, non che non lo devi fare mai, però... Ah! Cioè, l'insalata brucia. Fa cagare. Ma nel senso che... Ecco, no? Questa è una cosa che non mi piace tanto, invece. Perché sembra che no, Spider-Man Miles Morales non sarà un gioco nuovo, ma una versione rimasterizzata di espansa del primo. Vabbè, sì, userai Miles Morales. No, sembra che no, sarà la remaster di Marvel Spider-Man. Più un DLC. Ma chi sono io? Babbo Natale! Questa mi sembra. Ciscone, cacchio. Questa mi sembra una cosa un po' stupida, per esempio. Ha regalato 4 sub. Grazie, Ciscone. Perché smatto Liner, Tice Snake e Mr. Sentex. Grazie, Ciscone. Grazie, Ciscone. Grazie mille. Buongiorno, Ramonza. Ti sei svegliato adesso, eh? Mi incazzo, eh? No, perché c'è proprio il comunicato di Xbox. Cioè, di Xbox, di PlayStation. La nuova avventura Universo Spider-Man avrà come base Marvel Spider-Man e ne espanderà la trama tramite un'avventura del tutto nuova. Bisogna vedere quanto dura questa trama espansa, però. Perché se mi fai 3 ore di gioco in più...
Cioè, ti danno il gioco, il vecchio gioco. Più una parte di gioco dopo. Ma spero che tu mi tocca vedere se mi danno un DLC da due ore. Esatto, presa in giro. Vedere cioè quello più che altro. Grazie, Buisdel. Altro che durezza, mi affloscio completamente. Grazie, Buisdel. Riplatinerò. Lascio stare quello. La Ramonza. Cosa fate? Le difendete? Grazie, le difendete? Facciamo a botte? Comunque, tornando al discorso. Secondo me bisognerebbe cambiare la definizione di fa cagare. Dovrebbe avere accezione positiva. No, quindi adesso dai, quando diremo fa ma cagare. Ma no, perché se brucia, quando brucia non è positivo. Cosa? Non è sempre, se ti brucia che vai a fischio, non è sempre positivo. Ma quello lì fa venire la cagarella, è diverso. Però fa cacare, giusto? È giusto. Ah, che bella questa, che buona questa faraona, fa cagare. No? Ma secondo me Moro, ragazzi, sta prendendo una piega che non so dove lo andiamo a prendere. Ma dobbiamo andare dritti. A me il latte 105. Fa, no, a te, il Franci, il latte fa fischiare, è diverso. Quello non è piacevole, sicuramente. È uno strumento, diventi poi, non è piacevole. Sì, diventi insomma un flauto liquido. Che schifo, ragazzi. Come siamo finiti a parlare di questo? Capito, ma non credo, Felix. Fammi usare il coltello. Scusate, ma vi sto confutando. Si apri tutte pure il dibattito. Fai, intanto. Vi sto confutando tutto, vuol dire che quando parla Moro va sempre tutto in merda, ma non fa cagare, quindi Ok. Poi anche lì, vai in merda. Cioè, è positivo cagare se non lo fai da un po', quindi se lo fai, cioè se caghi tipo una volta ogni ora, dici che male invece. Beh, se vai una volta ogni ora, quanto stai mangiando, perdonami. No, magari vai a fischio, perché stai cagando l'intestino. Eh certo, è l'unica, dei pezzi proprio dell'intestino. Che bella questa live notturna di Moro, fa cagare. È come dire, scusa, sono quei termini ormai obsoleti, è come dire sei una pussy, sei ma una femminuccia. Ma non è vero. No, non è la stessa cosa. Boh, stai andando veramente a fare cose incredibili. Ormai mi sono perso. È sbagliato anche quello, quindi si possono cambiare i termini. Quello che dico. Dire sei una femminuccia nel 2020 non ma so non, quello assolutamente, perché ma non c'entra con le feci. Non è vero, cioè che femminuccia è dispregiativo proprio, vero? Non lo so, dipende, perché è un vezzeggiativo, quindi magari se lo dici per una bambina dici guarda che bella femminuccia. Ah, è vero, non è dispregiativo. Dire che dipende sempre fa cagare come le dici le cose. Estetico. Fatto via, grazie. Coppino incredibile, però si è girata, quindi non era più un coppino. Vabbè, sì, se lo si usa come guarda sessista, che bella quella femminuccia, fa cagare. Questa è una vecchia, bravo. Che schifo, Bronco. Sua nonna gli diceva sempre, fanne tanta che è buona anche fredda. Che sapore, in che questa senso? Coprofagia. La coprofaga, Bronco? È dispregiativo a seconda del contesto, infatti, perché tipo una bambina appena nata, ah, che bella femminuccia. E poi non lo dico, è giusto, è un modo che sì, dipende. Vabbè, sempre si dice in realtà sì. Da piccoli. Non è che dici una femminina. Che bella signorina, anche si dice. Io non l'ho mai detto, però. Forse. Magari forse come del perché cibo. Io ho tanti cuginetti piccoli, quindi ogni tanto gli parlavo come un papà. Però non so, non mi ricordo bene. Ti miseria. Prego. Andiamo di corsa qua. Ma avete fatto cascare. Scusa, mi sono cicciato fuori io. Lei ha coltellato fortissimo. No, ma è stata colpa mia. Guarda che sciura una bambina non l'ho mai sentito personalmente. No, però ma magari. Magari si usa in qualche paesino. Non so. Femminina certo che è terribile da sentire. Porca miseria, un corridore di no, merda. No, questo è stupido, ragazzi. Non ho stamina io. Non ci ho preso, che figura del pippo che ho fatto. Non ho più stamina, un pugno nella cavesa. Ok. Lentezza, una mano alla lentezza. Io non mi sono ricaricato gli oggetti, ma ne ho 60.000.
Ghost Rider, sì. Spirito di vendetta. Cos'era il 2 quello? Ghost Rider, Spirit of Survivor. Spirit of Survivor. Ma tu sei moro dei termosifoni, mi fate cagare un sacco. Beh, come lassativo. Bene, bene. Niente, ho dovuto uccidere un titovallo. Quella è una vecchia schifosa. Adesso è morta, asciura. Non ancora, adesso è morta. Stai attento a Ocelot. Ho una nuova serie anime di Shaman King. Ma come? Lo stavamo facendo questo qua, che palle. A me non è mai piaciuto l'anime di Shaman King. Ma dai, andiamoglielo a fottere. No, no, abbiamo i personaggi fighi, non andiamo a fottergli. Io di Shaman King sentivo la sigla che andiamo all'altro. Andiamo all'altro. E mi ha detto faranno anche l'altro. No, dai. L'altro non c'è nessuno a farlo. C'è proprio queste indagini di mercato interne di Moro. Capisce che lì dall'altra parte, no? Beh, magari ci sono. Perché effettivamente facciamo cagare, quindi, corna. Io sentivo la sigla di Masini, bellissima, cantava a squarciagola e cambiavo canale perché non mi piaceva, diciamo, anche io. Però la sigla, che bella. La sigla è bellissima, una delle più belle. Dove sto andando io? Sto andando giusto? Sì, di qua sull'est. Quello a sinistra. Ma, allora, un conto è dici, io mi, tipo, devi fare qualcosa, dici, io sono un uomo. Quello, chi se ne frega, sono un uomo, va bene, ok, faccia lei. Un conto e dici, io non sono una donna, oppure non sono una femminuccia, e lì è dispregiativo. Ma in realtà anche dici, io sono un uomo, e... Beh, dipende se intendi come specie, razza umana, o... No, magari lo dici in senso... No, che ne so... No, gelato, un uomo valoroso, tipo, no? Un uomo valoroso. Cioè, lo puoi dire anche di una donna valorosa, un uomo valoroso. Di sanguinare. Sì, ci siamo colpiti a vicenda, secondo me. Allora, prendiamo. Ma anche l'altro, vedi? Sì, un adulto, un adulto, una persona meglio. Quindi dici, io sono un uomo, non sono mica una femminuccia, lì si dice perché purtroppo vedi, però non si, cioè, offensivissimo. Ah, sei una pussy, no? È sessista, però. Mi sa di sì. Ma pussy. Perché? Cioè, ormai sì, è nel linguaggio comune, però tecnicamente sì. No, però non sei una femminuccia. O una fighetta. È nato dal fatto che le donne erano più deboli, credo. Quindi sì, non si dice. Poi sei una pussy, letteralmente vuol dire sei una fica, non è bene. Ma lo okay, dici sono, in quel modo. Ok, sono là, però. Ah, io mi hanno sparato. Mi hanno tirato un sassolino, ragazzi. Mi hanno sparato a me che avevo poca vita. È sessista. Certo. Guarda, il fatto che avere una vagina ti rende debole, è vero. Eh sì, quello che dicevo io, perché una volta dicevi le donne sono più deboli, che schifo. Ma fanno gli uomini che sono meglio. Sti scemi, imbecilli. Ma io c'ho il pompa, che cazzo faccio? Devo correre. Sono un uomo vero, io ho i muscoli, le donne non ce li hanno. E poi fanno, un trovi uno come me che ha paura dei ragni. Colpito. E lo vedi lì che fa scemi. Grazie mille, mi hanno acciottato. Ho sentito purtroppo la disgrazia. Grazie mille, Gaust. Qualcuno ce la fa stare dietro l'albero e tirarmi su? Prova. Sto cercando di distrarli, non l'ho presi. Grazie, Gaust. Mi devo curare prima io. Non andare, Mark, sei da solo. Famo io subito, ragazzi, ve lo dico io. Questa è un'offesa, Bronco, però, Sono qua, ragazzi. Mi sento fiero. Donna con le palle è considerata un complimento. Cioè, avere le palle, infatti, è un complimento. Essere una pussy è... E allora però. Ero dietro l'albero. Dove cazzo era questo mo? Lo Spark col silenziatore a questo infamone. Come è vero, Bronco? Non ci crede veramente nessuno. Lizard, mi stavi resuscitando? Sì. Bene. Marco, are you alone? Impossibile, Spark col silenziatore mi ha shottato, ero convinto.
Lo Spark è fortissimo. Ma è silenziatore. Eh sì, ma è fortissimo comunque lo Spark. Da 6000 di danno. Ci vuole mezz'ora per ricaricarlo, però. Oh, Marco. Non farti sentire. C'è una trappola lì, stai attento. Lì c'è una trappola. È una trappola? Guarda. Hanno raccolto la taglia, Marco. Ti vedono ora. Ma qua non c'è la trappola. Marco, quella lì davanti è una trappola. Saltala. Ah, quella lì lo spago, è vero. Ha raccolto tutte e due le taglie, Marco. Ora sei nella merda. Ti hanno visto, Marco. Sono nell'acqua, eh. Stanno andando via. In caso Marco ci vuole tirare su e usciamo così. No, c'è uno ancora dentro. Eccolo, guarda, sono nei nostri cadaveri. L'ho visto uno andare verso i nostri cadaveri. È lì, è proprio lì. Oh, nell'ascensore, l'ascensore. Ma che spauracchio. Ti ha sentito l'acqua. Ovviamente ci hai messo un po' troppo. Secondo me se stavi fermo non si accorgeva. Devi rasciarlo con il coltello piuttosto. Che botta, ragazzi. Ma c'è la balestra del Pip. Ma no, è bellissima la balestra. Ho fatto grandi kill. Ma è complicato. Questo giro l'ho giocata male. Devo stare più stealth. Era questa creatura delle paludi. Sì, probabilmente se lo lasciavi stare, poi andavi a tirare su noi, uscivamo e avevamo ancora i personaggi. Però anche perché sono più la balestra. Marco, per fortuna. Di Rutter sono state travisate. Utilizzeranno gli asset potenzialmente migliorati di Spider-Peter, ma sarà un gioco a sé stante con Spider-Morales. Ok. Quindi sarà. Magari ti daranno anche Spider-Man. Peter Parker. Sì. Vabbè, così ci può anche stare. Ah, comunque ho visto bene le immagini di Horizon e si capisce benissimo dove è ambientato, almeno il punto principale. È New York. No, non è New York. No? È San Francisco, perché c'è il ponte San Francisco. Golden Gate. Francisco. È palesemente San Francisco. È figo avere una collocazione reale, perché nell'uno non era, cioè era un po' vago, invece qua sembra reale. Questo e non si sa il prezzo, ragazzi, della console, non si saprà ancora per un po', probabilmente. Non si sa. Allora, adesso Mark e Hugh Terrone, io sono Oscar Bates. Tron, scusami. E Nora Duffy. Come l'hai appena ascoltata in storia? Ci potrebbe stare. Stone. E tipo gli fa da addestramento, no? Ma c'era l'orso Yogi, quindi? Sì, no, allora il DLC è vero, era ambientato in una zona abbastanza, un pochino più specifica dell'uno, però era ancora comunque una zona molto vaga. Qui è proprio una città. Anche se si sono visti zone montuose, deserto, se si è visto un sacco di roba. Il deserto potrebbe essere, che so, il deserto del Nevada, tra virgolette, è vicino a San Francisco. Non lo so, ma c'ha un botto di ambientazione. È molto figo. Vedo l'ora. Stasera devo io voglio... Scusa, stasera, ragazzi, io stasera farò delle figure... Di merda. Mamma mia. Quanti cazzotti prenderò stasera io? 5? Ma minimo? Ma forse sono io che li darò in tutta la live, 5 cazzotti agli altri, ma io ne prenderò... Stasera facciamo UFC. Io non so giocare. Qualcuno di voi gioca a UFC a proposito? Dovete aiutare. Io perché... so, ma io non so neanche cos'è. È la MMA, il gioco no, MMA. Lo so cos'è, Marco, per davvero. Però era per dire, nel senso, non conosco. Hai già idea di difficoltà a cui giocherai? Ma quella proprio del deficiente, se c'è. Se c'è scritto. Stasera non vi posso seguire. Vabbè, non saremmo anche ambientato San Francisco. Sì, immagino non solo quello. Cosa c'entrava? Cosa? Non ho capito. Detto sì, or la serie Monk è ambientata a San Francisco. La serie Monk. Ok. Ma c'era Driver che era ambientato a San Francisco.
C'è un sacco di roba che è ambientata a la stessa San Francisco, pensa. No, non è che... Ecco un suggerimento, vola come una farfalla e pungi come una... No, dobbiamo fare il nostro personaggio e iniziare la nostra carriera. Poi se vi piace lo facciamo anche nel martedì, si può fare, comunque sia, vediamo. Ma stanotte andiamo avanti con un server figa? Certo. Tra l'altro ricordatevi, domani nuove conferenze. Questa andiamo... Sono due settimane consecutive di... Domani sera di live, non abbiamo pausa. No, beh, sarà una mini maratona domani sera praticamente. Sono 4 perché... ore più o meno. Anche perché non ha senso staccare tra una volta, no, purtroppo no, faremo qualcosina, faremo poi in teoria il sabato la connessione mi va bene, quindi... Vabbè, ma stiamo io comunque a prescindere, no? Vabbè, ma mi piacerebbe vederle in 1080p anche, non so, possiamo devo ancora capire, domani devo vedere un attimino come, perché sicuramente non posso esserci per tutte le ore, guarda già come è finita ieri sera, però è peccato quella perché è probabilmente quella più bella è quella dopo, ma sì. Magari cioè sarò sicuramente in chat, però non devo togliere cosa solido, ma non penso finirò presto Observation, cioè altre due orette dovrebbe durare, no, la conferenza Microsoft esiste perché l'hanno già detto che esiste, ma non si sa quando sì, non sa potrebbe quando... essere il mese prossimo, anche è veramente corno, guarda anche che Ubisoft, bellezza è il mese prossimo, è molto soddisfatto, è stato veramente bello. Ubisoft è il mese prossimo, quindi ci sta. Poi c'è comunque la Gamescom ancora, ricorda... c'è già il boss? Ma ragazzi, forse ho sbagliato. Ah. No, anche... qua dentro? C'è la Gamescom a fine agosto, comunque. Allora, Marco, sappi che la porta si chiude. Entra. È qui, ahia, l'ho calpestato. È sopra. Ma basta con questa cacata di musica dietro ogni volta. Ma è bellissimo. Dove merda è? Che devo lanciargli la telecamera qui. Eccolo. Ma vaffanculo, ti sei spostato, eh. Mamma che schifo. No, mi ha spostato. Almeno riesco a stare nella stanza adesso. Finché non mi arriva addosso riesco. Mi sta attaccando all'infinito. Mi ha tolto tutta la vita, però. Non c'è più. E qua da me. Ho chiuso gli occhi, non so. Devo ricaricare dopo. Mi ha avvelenato di nuovo, non mi posso ancora curare, quindi. Mamma mia, che schifo, ragazzi! Per favore, c'è un oggetto di scena per tirarglielo nella cavessa? Me son curé. Ma sei cascato per terra! Mi ha buttato a terra, malissimo. Vai, vattene, vattene. Io con la pistola silenziata del personaggio free, ragazzi. Mister Finnegan. Cosa? Dai, andiamo a spaccargli la testa. Come si è caricato? Sto durando il veleno, però. Marco, te la voglio sbattere nella testa fortissimo. Posso dopo? La favazza. Dopo, prima di... Vabbè. Dai, manca poco. Dopo, prima di... No! No! Mamma mia, che schifo, ragazzi! Ma che schifo, mi segue! Tiragli il colpo, era morto, scusa. No, stavo, devo ricaricare, mi sa. Cioè, non credo fosse piena la pistola. Marco, c'era, adesso, prima... Quando muore... Cioè, prima di... ti voglio tirare una mazzata. Ma perché? Aia. Ma ti ho tirato una spillatrice... in testa te l'ho tirato. Mi sembrava un lavandino da lontano. Ma poi che schifo stare su sto qua. La 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 la. Uscite qua vicino. La 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 la. Katia Ricciarelli qui. Adesso arriveranno 7 persone, io ve lo dico, Dov'è l'uscita? Nel senso di per uscire dal posto. Questa? Gabbo, per favore. No, nord. Le distanze. Nord è di qua, quindi. Dovrei modificare già. Helmobot. Helmut. Questo non è un medikit, mi sono confuso. Marco, curati però, che ti seccano subito. Mai curato. Ma sono. Vita. No, e quando mi ha dato apposta la botta perché mi refulla dopo il boss. Sì. Oh, ma non c'è...
Conferenze, togliamo. Ha un'arma melee qualcosa. Vabbè, chi se ne frega in realtà dell'arma melee. Uso la pistola silenziata al massimo per gli zombie. Hanno sparato verso nord. Sì, sento anch'io. Lontanissimo però. Non voglio aprire, non c'è una finestra, non c'è un cacchio, non c'è in questa stanza. C'è la porta qui, ma... In realtà a nord siamo un pochino coperti dagli alberini. Bisogna vedere da dove cacchio arriva la gente. Sono uscito un po' fuori, sono in balcone, sulla veranda. Hanno non sparato. Sto più, va bene ragazzi, entro dentro, bastava dirlo, non è che... Ma da dove? Ma che rebbe, anzi. Io ho scritto da nord comunque. Da sud? No, io sito da ovest e nord-ovest, io ho sentito. Ma che cazzo ci fanno a sud che c'è il bordo della mappa? Boh? C'è veramente... Erano veramente a sud? Io l'ho sentito da un'altra parte, ma... Quella è una vecchia, ragazzi. La uccido? No, ma non serve uccidere, è lontanissimo. Erano a ovest, secondo me. Io... A me sembrava ovest, però... Non mi fido molto delle mie capacità in questo momento. Sì, sparato, ragazzi, sono a ovest. Nord-ovest. Sì, sono a ovest, mi hanno sparato. Sono oltre l'acqua. Porca miseria, quanto mi hanno tritato appena ho visto che ho aperto la porta. Ma forse ci conviene preparare l'entrata qui, eh. Senti, però questo coso è già stato utilizzato, ma che dice? Usciamo di qua poi, eh. Qua, l'ho pingato. No, chi è che ha richiuso la porta? Ho dato fuoco all'entrata. Di là non entrano sicuro. Non adesso, quantomeno. Tirategliene un'altra, tirategliene un'altra. Non c'è più? Possiamo uscire anche da qui, con... No, no, dietro, dietro, dietro. Qua. Non lo so, ragazzi. Da qua. Andando alla finestra, vai. Dobbiamo andarci a coprire dietro qualcosa per andare verso nord. Qua. Stanno sparando tra di loro. Come sparecchiano. Sì. Approfittiamo. E bombe. Come siamo stealth. Ma stiamo schioppettando, parecchio. Andiamo, come che siamo ti stealth. Come ci hanno visto tutto. No, non ci ha visto nessuno. Sparando, siamo sparando un altro gruppo. Siamo veramente le persone più stealth che conosco. Non vedo... Ah sì, gente lì. Secondo me ci hanno capito subito dove siamo. Beh, perché lo vedono sulla mappa. Guardi là che corro. Vogliamo spararli? Perché ci stanno tenendo l'imboscata là. Dove me li pingate? Ah, là, lì, l'ho visto. Ok, l'ho colpito. Anzi, state... Siete, l'ho colpito in mezzo all'acqua proprio, però. È morto, l'ho colpito due volte. Sono in due. Ma se l'ho colpito due volte è morto. Allora sono tre. Due più... Aia. Devo vedere dal fuoco dell'arma io. Bravi, seguitemi, avviciniamoci verso l'uscita intanto. C'è uno là. L'ho visto. Colpito. Morto. Buono, Liezo. Colpito. Mancato. Gardoffi. Sono due squadre. Sì. Un altro che ho sentito un altro andare a terra. Pingateli sempre quando li vedete perché almeno vediamo dove sono. Ne vedo uno lì, da quella parte. Ah no, quello è uno zombie. Anche quello è uno zombie. Sono in due, sono sempre lì, due. Io ho un secondo ancora. Lo uso. Sono sempre lì. Lì dietro. Ma è lì che c'è la... Sono in due. La scappatoia. Una corsa di là. Guarda là. L'ho visto. Sto seguendo io, ma... No, pazzo, dove vai? Guarda che c'è un altro, Mark. Sono io. Aia, mi ha colpito. L'ho colpita per un pelo. Sono in due. Ma devo ricaricare ogni colpo. Mi hanno sparato con la balestra, credo. Come hanno fatto? Sono qui da me. Moro, sei un po' più distante. Troppo in là, se...
Ho preso uno zombie. Ok, l'avete ucciso questo. E c'è un altro. È pieno ancora, voglio. In mezzo alla strada, cioè. Aspetta, mi devo curare un attimo. L'ho colpita. Ah, io no. Ora che c'è un zombie che mi sta rompendo le balle. In mezzo al cespuglio io qui. Andrà a curarsi, occhio. Seguiamola. Conviene pusharlo, forse. Io ho la pistola silenziata come secondaria. Che fa? Aia, ha provato a colpirmi. No, c'è un altro di là. Lì dietro. Mi hanno shottato, vaffanculo, ero in piedi fermo. Colpita. C'è un altro ha là. Fatto una grinza, c'è non un altro la fa. Là. Niente, mi ha preso. C'aveva quella col rotolo di resina. Sì, sì, cioè. Faceva schifo a sparare. Era veramente diventato un deathmatch. No, no, a sparare faceva schifo. Che avevo come secondaria la silenziata come il primo quel fucile terrificante di Springfield del commissario Winchester. È veramente diventato un deathmatch incredibile. Era una bella zona di lotta proprio. Perché ci nascondevamo tutti bene. Era molto bello. Io ho provato a fare Ronaldinho. Fare un'altra o possiamo fermarci qua? Sì, fermiamo qua per oggi, dai. Abbiamo chiacchierato, poi... abbiamo giocato, abbiamo quanto perso. Quanto costa Ant? Era in sconto a 20 euro. For the King. Non so se c'è ancora, se è ancora in sconto. Vado a vedere. Ant è sempre intorno ai 20-25 comunque. Però c'è ancora successo di Stan Gaming, no? Non lo so. C'è disponibile, vediamo. Ma amici, controllate un attimino dal nostro link di Stan Gaming se vi fa piacere. Ant Showdown. Sì, è disponibile, costa 25 su Stan Gaming. Su Steam fa vedere quanto costa. Quella col fucile silenziato, vabbè. Prendo lo stesso che devo conservare. Cercato Steam su Steam, ho cercato, io sono bravissimo, complimenti. Tanto mi preparo per la prossima volta io. Hunt. Costa 40 euro su... non è più in sconto, era in sconto a 20 euro, era... preconsigliatissimo ragazzi, comunque Hunt. Veramente sì. Un bel gioco. È un bel giochino. Un bel gioco. Non si chiude? Sì. Aspettiamo un attimo, si chiuderà per un po'. Marco, ti posso fornire un buon suggerimento per stasera riguardo a UFC? Disinstallarlo, intendi? Dimmi, dimmi. Stasera ci proviamo, amici. Io non ho mai giocato a UFC. Sicuramente farò schifo, però... voglio provare, insomma. Passiamo un'oretta, chiacchieriamo intanto. Insomma, siamo io e Liezar. Mark Mouse Flipper, anche quello. Io ce l'ho lì. Un colloquio di lavoro col cane. Tinto, sì. Ma House Flipper, ragazzi, quando volete, cioè, ci siamo divertiti un sacco, ci siamo rilassati, abbiamo chiacchierato, è stato veramente piacevole, per cui, quando volete, insomma, domani. Mi fa piacere. Domani, Marco? Come? Quando volete. Ma domani non possiamo, moro. Allora perché... non mi dire le mentiture. Dei miei orari, quando volete nei miei orari. Sì. Vabbè, amici, ci vediamo questa sera e poi anche questa notte con il con il nuovo pre-live, è la prima volta che lo usiamo il pre-live di notte, con le canzoni free però, ogni tanto urlo perché no? Per riavvivare. Sì, quindi dai. Buon pranzo. Buon appetito. L'ho detto giusto per una volta in un contesto che bisognava dire buon appetito effettivamente.